Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro che è dedicato al tema dello sport e non poteva che essere così, visto che quest'anno più o meno appunto si è candidata ed ha ottenuto questo riconoscimento di città europea dello sport per il 2020. E quindi proprio per questo, ma non solo per questo, ci sembrava giusto dedicare uno degli incontri. Appunto organizzati dall'archivio storico del Comune di Piombino al rapporto tra la memoria, quindi gli archivi intesi appunto come memoria e lo sport. E prima di introdurre i relatori, volevo però dire due parole sul scorso incontro, sull'incontro che doveva esserci. Che giorno era? Il 26 ottobre? Ah no, il 6 novembre scorso, martedì 6 novembre, che purtroppo è saltato perché il professor Gasparini, che stava arrivando in auto, ha fatto un incidente, è rimasto coinvolto in un incidente, la sua auto era pressoché distrutta. Però, insomma, molto probabilmente deve confermare la nuova data che sarà il 1° dicembre, sabato 1° dicembre, verrà di sabato e questa volta verrà in treno, mi ha assicurato questa esperienza così negativa, però ecco, ci dispiace per quanto è successo. E allora, tornando a noi, appunto parleremo di memoria e sport, dello sport, nella storia e nella società, del ruolo degli archivi e quale tipo di archivi, insomma, vediamo, insomma, per la ricostruzione degli eventi sportivi. E abbiamo due relatori, appunto, che rappresentano questo binomio, no? Memoria e sport, in un certo senso, che comunque in ogni caso sono due giornalisti. Una è Novella Calligaris, che tutti conoscerete, è stata la prima tra gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto ed anche a stabilire un primato mondiale negli 800 metri stile libero, no? E nel corso appunto. Addirittura ha vinto titoli a un ritmo che non si era mai visto prima, 10 nel 69, 13 nel 70 e così via. Poi, insomma, tanto se ne parlerà di questo. E sempre appunto nel 68 mi sembra stabilito il primato mondiale, il primato italiano negli 800 stile libero, appunto. Ah, europeo. 68 europeo, italiano. Ah, italiano, ok. Poi abbiamo Tommaso Mecarozzi, che è un giornalista, un telecronista sportivo Rai, che appunto ha seguito, si è occupato di calcio e di nuoto e ha seguito anche gli europei di nuoto che abbiamo organizzato a Piombino nel 2012 e quelli giovanili del 2016, quindi insomma conosce anche la nostra realtà. E poi naturalmente abbiamo il sindaco Massimo Giuliano, c'è bisogno che lo presenti. E niente, quindi dare la parola al sindaco e poi iniziamo la nostra chiacchierata. Grazie. Sì, va bene, non volevo intanto l'emozione di avere quelli che definisco due amici e due nomi, grandi nomi dello sport, soprattutto un grande nome dello sport, Novella Calligaris, che insomma io mi ricordo l'emozione qualche anno fa, in cui già non facevi, però vabbè, non facevi, beh, diciamo sicuramente notavi ancora, però come avete sentito dalle parole di Monica Pierulivo, Novella ha rivestito tantissimi ruoli, ovviamente oltre a tutti i record, e poi dopo ci entreremo dentro, sicuramente Novella poi si è inserita nel mondo dello sport e nel mondo di chi racconta lo sport, perché lo sa, lo conosce. E quindi è chiaro che ha collaborato con la Rai, ha collaborato con varie televisioni, collabora con testate giornalistiche e periodici e poi ha rivestito incarichi appunto nel CONI, quindi è molto importante questo. E l'emozione di quando qualche anno fa, appunto, per la prima volta io che ero un giovane tecnico della nazionale che diciamo, aveva i miti, fra i miti c'era
novella, c'è novella, non c'è, c'era allora ma c'è oggi, e l'emozione di dire, cavolo, novella Caligari se chi chiede una mia intervista. Questa, non per, no, ma veramente per me fu un'emozione incredibile. E devo dire che, ripeto, ora entreremo poi in quello che sono gli archivi. Credo che oggi riusciremo a vedere qual è l'importanza dello sport e come gli archivi possono far leggere non solo lo sport, ma possono far leggere anche il contesto sociale, il contesto politico, il contesto. Sì, cioè, ci sono i dati agonistici, sicuramente, però ci sono anche gli eventi sportivi inseriti, soprattutto poi quelli che sono i grandi eventi, inseriti invece in contesti di geopolitica, in contesti sociali. E questo poi le Olimpiadi, i Mondiali ce lo insegnano. E poi un saluto a Tommaso che appunto è entrato in Rai nel 2003, se non vado errato, e da allora si occupa di sport, nel 2009 comincia, sostituendo Sandro Fioravanti, comincia a essere la voce che ci Mi accompagna. ha sentito oggi, ti saluto. Ah, ecco, risalutalo. La voce che accompagna le nostre ore davanti al televisore a vedere le imprese, le gesta del nuoto, ma non solo del nuoto, del calcio, non solo del calcio, dell'atletica e da ultimo, negli ultimi tempi, anche dal 2015, se non vado errato, anche quelle del ciclismo. Anche quelle del ciclismo. E poi voglio dire, attualmente sta conducendo Dribbling, che penso che sia la trasmissione sportiva che parla sì di calcio, ma ogni tanto fa anche delle incursioni negli altri sport, più importante credo che abbiamo, almeno sulle reti televisive nazionali. Bene, questo è il contesto. Io credo, come ha detto Monica, che parlare di archivi, noi abbiamo fatto questi eventi, nove eventi che trattano la materia archivi, ma l'hanno voluta trattare sotto tutti i punti di vista, sotto tutte le sfaccettature, quelle del cinema. Abbiamo avuto qua dei grandissimi personaggi, magari poi dopo il professor Fabio Canessa ci ricorderà tantissimi personaggi che appunto hanno riguardato gli archivi storici, gli archivi della cultura, della scienza, del cinema. E questo ci permette appunto di tenere viva una cosa che non deve essere presa come una cosa stereotipata, quindi che sono gli archivi. L'archivio, ci pensiamo e ci figuriamo una cosa assolutamente rigida, una cosa polverosa, magari vetusta, vecchia. In realtà l'archivio intanto va, oggettivamente, va pensato bene l'archivio, va mantenuto affinché tutti i dati che sono dentro gli archivi possano in qualche maniera essere presi in maniera veloce e trovati in maniera veloce. E guardate che l'archivio è uno degli strumenti più importanti per studiare quello che è successo, perché la storia o tutto il resto, qui abbiamo Mauro Carrara che degli archivi anche lui se ne intende perché li consulta, li produce con i suoi scritti, le sue ricerche. Io vedo che appunto tramite l'archivio si riesce a ripercorrere, a ristudiare, perché gli archivi vanno analizzati, sono tante cose che messe insieme magari in maniera diversa rispetto a quello che si era fatto fino a quel momento lì, danno un risultato diverso. E questo lo dobbiamo, guardate, non tanto poi al nostro, lo dobbiamo ai giovani, dobbiamo spiegare, questo è anche merito, credo, anche è stato detto a Monica, il nostro archivio storico. Il nostro archivio storico è un ufficio, un'entità viva, un'entità molto importante per la nostra città e per la comunità di Piombino. Perché, ripeto, far capire ai giovani quanto sono importanti gli archivi, farli vivere, farli toccare con mano le notizie, io credo che sia importantissimo. Io mi fermo qui perché di cose da dire ne avrei, però insomma io non voglio togliere a coloro che sono protagonisti di oggi e quindi darei la parola a Fabio Valessa. Grazie. Che tu intervenissi che questa fosse oggi pomeriggio una discussione tra tutti e che tutti abbiamo l'occasione di parlare con loro e quindi mi piacerebbe proprio perché tu che in questo campo sei molto più preparato
preparato di me, intervenissi, anzi interagissi con noi. Appunto, un po' quello che dicevi sugli archivi è quello che io ho detto incautamente l'ultima volta, cioè siccome ogni volta sfaccettiamo gli archivi con ospiti, c'è stato Pupi Avati per il cinema, per esempio, o Luciano Canfora per la storia, o Giulio Giorello per la scienza, e oggi ci siete voi per lo sport, un conto sono gli archivi storici e magari letterari che, su cui io mi muovo meglio, un conto sono quelli, per esempio, della scienza. Quando io ho introdotto Giulio Giorello, ho detto incautamente quello che diceva prima il sindaco, cioè che mentre un archivio letterario a me faceva un certo effetto, perché se trovi una nuova poesia di Petrarca, è sempre una nuova poesia nuova di Petrarca, l'archivio della scienza mi pareva di per sé un concetto, la scienza che è l'archivio mi pareva di per sé quella morta, mentre quella viva è quella che si rinnova ogni giorno. E Giorello quasi un pochino mi dava anche ragione. Invece c'era l'archivista della scienza che giustamente se l'è presa e mi ha detto: ma cosa dici? Ma sei un cretino, ma anche rimando. Sì, insomma, no, l'ha detto proprio così, eh? Anche Giorello. Ah sì, anche Giorello non era convintissimo, neanche Monica era convinto. Sì, no, insomma, l'ha detto, ma insomma che storia è? E Giorello l'ha presa un po' più alla larga, mentre l'archivista molto brava mi ha spiegato perché non era così. Ecco, parlando di archivi dello sport, naturalmente le domande le faccio tutte e due, e parlando di archivi dello sport, la prima domanda che volevo fare era doppia. Da una parte, che cos'è lo sport? Che si dà un po' per scontato, ma che non è così chiarissimo che cosa sia uno sport. Per voi tutto ciò che è Olimpiadi sport, tutti gli sport sono uguali, e che cos'è che individua uno sport? Se io gioco a scacchi non è uno sport. Ecco appunto, oppure sì, questa, oppure, e quindi che cos'è che per voi delimita che cosa è uno sport e che cosa non è? Questa è la prima cosa che vi volevo chiedere. E la seconda, così, se volete la mettiamo insieme, è l'archivio dello sport, l'idea di un archivio. Intanto io non so davvero se esistono degli archivi veri e propri di certi sport a cui uno può attingere per andare a informarsi. E poi quali sono le fonti principali? Perché uno si informi su uno sport passato, noi vediamo che ne so, le annate della Gazzetta che a volte mettono insieme, o tante enciclopedie dello sport, però mi chiedevo se un giovane di oggi vuol sapere qualcosa del calcio passato, al di là di tante cose che sono in rete, ma uno ci va un po' casualmente, a dove deve attingere? E per quello che sapete voi, esiste una voglia di questo genere, cioè c'è un ragazzo di oggi che vuol sapere chi è Garrincha, che ne so, un grande calciatore, oppure chi è Jesse Owen, eccetera, oppure lo sport, come a me un po' sembra, un po' sembrava la scienza in quel discorso lì, è qualcosa di più attuale di quanto un archivio possa tutelare. Sì, no, cioè, tanto grazie a Massimo Giuliani, che per voi è il sindaco, per me e credo anche per Tommaso è soprattutto un amico, una persona appassionata che ha fatto conoscere e stimare in modo di fondo, perché all'inizio erano considerati un po' i parenti poveri dei nuotatori, no? Infatti distingo sempre tra i nuotatori di acqua clorata e quelli invece i pesci d'alto mare, che hanno invece tante altre difficoltà, perché i pesci d'acqua clorata come me all'inizio avevano qualche problema nell'acqua, dove non c'era la corsia, dove non vedevi il fondo, non vedevi quella riga che ti dava la direzione. Quindi innanzitutto grazie per questo invito. Io cerco sempre di dire, io mi occupo molto di cultura sportiva, sono nel Consiglio di Presidenza della Fondazione Giulio Onesti e dedico anche molto tempo a questo. Facendo lavorare i giovani, portando i giovani stagisti, scegliendoli per meriti da curriculum, non voglio raccomandazioni di sorta, e quattro ogni anno li introduciamo per fare un po' l'esperienza, perché dico sempre che lo sport è un microcosmo dove tocchi tutti gli argomenti, e attraverso lo sport, organizzando dei concorsi, degli eventi, eccetera, noi andiamo a toccare un po' tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni, per
perché abbiamo gli aspetti legali, abbiamo gli aspetti istituzionali, abbiamo i rapporti internazionali, i budget e non solo l'aspetto sportivo. Io dico sempre che lo sport è un mezzo per fare cultura. Ricordo che nell'antica Grecia l'Olimpiade, perché si usa il singolare, l'Olimpiade, sono i giochi olimpici e l'Olimpiade. L'Olimpiade era delle arti e lo sport è un'arte e dovrebbe essere ricondotta proprio a questo aspetto, perché al di là del risultato, caro Fabio, che sicuramente è importante, però ha 100.000 sfaccettature e dà soprattutto delle opportunità che nessun'altra attività dell'uomo, ma soprattutto dei ragazzi, può offrire. Quando fai sport hai innanzitutto, non è un modo di dire, perché oggi si usa molto dire integrazione, quindi c'è la vera integrazione, e quando tu sei in un campo di calcio piuttosto che di basket o di atletica in una piscina e tu sia bianco, nero, ricco, povero, biondo, nero, musulmano, cristiano, quello che conta è chi tocca prima il bordo, chi segna il gol, chi fa canestro, chi arriva prima e in taglia sulla linea d'arrivo, tutto il resto è noia, e quindi è veramente un mezzo per abbattere qualunque tipo di barriera. Lo recita la Carta Olimpica forse in maniera più istituzionale, ma chi viene dallo sport ha questa educazione e soprattutto io ricordo proprio l'importanza poi degli archivi, no? La memoria delle attività, tutto quello che è successo prima, secondo me è un bagaglio molto importante e molti ragazzi sono curiosi. Io non sono contro la rete, io trovo che la rete sia un grandissimo archivio dove forse noi più grandi dovremmo cercare di guardarla con altri occhi, arricchirla e mettere, cioè, e stimolare a mettere tutte le proprie conoscenze all'interno della rete. Un po' cioè diventa poi come quella nonna che ci raccontava gli episodi, no? La memoria storica di una famiglia. Ecco, la rete io la vedo in questo modo, però dipende anche molto molto da noi come viene utilizzata. E poi soprattutto c'è un aspetto fondamentale, la storia dello sport. La storia dello sport è la storia del mondo. Quando Massimo diceva ha inciso sulla società, ha inciso in maniera determinante nella società. Ma non solo perché è la più grande platea, il più grande palcoscenico che esista, per cui quando ci sono state le prime grandi proteste, associate ovviamente alla televisione, pensiamo a Messico 68 con la rivolta dei ragazzi di Berkeley, ma pensiamo anche a Monaco 72, la tragedia di Monaco 72, ma pensiamo alla contestazione del 76 quando gli africani non andarono in Olimpiade, pensiamo nell'80 quando ci fu il boicottaggio dai russi dell'America, il boicottaggio del 84, cioè ci sono state tutte una serie di eventi dove la storia era dentro lo sport, cioè paradossalmente e brutalmente ha utilizzato lo sport per apparire. Però è anche vero che se non ci fosse stata l'Olimpiade, probabilmente la storia, non dico che la storia degli neri d'America non sarebbe cambiata, a parte che oggi ci sarebbe da discutere su questo, però è anche vero che non avremmo conosciuta così precocemente, grazie ai mezzi di comunicazione sicuramente, ma grazie anche a quel grande evento. Però lo sport ha cambiato anche gli usi, ha cambiato la moda, ha cambiato il percepire il corpo umano, a percepire la bellezza. Quando io iniziavo a gareggiare, pure come vedete non ho il fisico da nuotatrice standard, non sono alta 2 metri, 1,80 m, non ho le spalle larghe, anzi poi ero all'epoca, poi oggi già sono cresciuta, all'epoca ero veramente uno scricciolo in mezzo a dei monumenti. Però all'epoca avere le spalle larghe per una ragazza era un handicap. Io non mettevo, andavo di moda le magliette all'americana, che io non mettevo perché ritenevo di avere le spalle troppo larghe,
Oggi, se guardate, parte negli anni 80, Armani mise le spalline a tutte le donne perché capì che quello era un modo anche per snellirle, no? Perché se tu hai un bello scheletro, probabilmente qualche rotondità si affina poi. Ma poi che io pensavo, non so, mi ricordo quell'epoca di Valeria Mazza, no? Le spalle, ma oggi le modelle hanno tutte le spalle larghe, la bellezza è, e dici che belle spalle che ha una ragazza, che bella schiena. Una volta questo non veniva detto, erano anche gli attributi più femminili, no? Cioè rimangono quelli, per carità, senza perdere la femminilità, però ha cambiato proprio la percezione della bellezza. Oggi vedi una ragazza, una donna tonica e dici, beh, guarda che bella, che bel corpo che c'è quello. Una volta vedevo una donna tonica e dice, guarda, quella muscolosa sembra un uomo, tradotto. Quindi ha un'incidenza lo sport che forse troppo spesso non è stata accolta. Io ricordo nel 2000, quando i nuotatori italiani vinsero le prime medaglie d'oro della storia, con Rosolino, con Fioravanti, con Rumolo che salì sul podio, cioè fu un trionfo del nuoto italiano dopo un lungo digiuno. Bene, l'allora emerito professore e ministro della cultura disse che, perché naturalmente i politici tutti dissero che tutti avevano fatto nuoto, bambini, ma se poi dicevano la scherma, hanno fatto tutti scherma, questo si sa, no, che viene. Però colpì la incapacità di cogliere il momento dell'allora ministro, che disse, dice, meglio che leggano un libro in più piuttosto che sappiano nuotare. E io risposi proprio pubblicamente dicendo che i latini dicevano ad una persona, per dare dell'ignorante, che non sapeva né leggere né nuotare, che forse già se sapeva nuotare aveva perso mezza ignoranza. Quindi anche questo aspetto, però questa è una mentalità che ancora purtroppo vige in Italia. Nella scuola lo sport è la materia privilegiata, è la materia, sì vabbè, c'è il professore di educazione fisica, cioè, e anche, però lì ci sono poi le colpe anche di chi non cerca di acculturare lo sport, no? Vede solo l'ora della palestra e punto. Quindi diciamo che, tornando alla domanda della percezione dello sport, secondo me non c'è distinzione tra uno sport. Ogni sport si racconta in maniera diversa. È l'atleta che c'è dietro a quello sport, che ti racconta l'emozione, che ti emoziona. Ci sono certi atleti che non emozionano, ci sono certi altri che vincono, che perdono, che magari non arrivano mai ad avere dei risultati incredibili, però ti emozionano. Ed è questo, la capacità che ha lo sport, anche in momenti brutti, no, della vita della società, di ciascuno di noi, di periodi storici, eccetera, lo sport ti porta un sorriso, ti porta un momento di gioia, e non è l'oppio del popolo, è il momento invece di, come dire, di serenità, lo deve essere, e sicuramente è poi un'altra cosa, lo sport ti porta a stare insieme. È difficile che tu dica vado a vedermi lo sport, no, andiamo allo stadio, andiamo a vedere una gara, facciamo lo sport insieme. Poi c'è il pazzo che va da solo e vabbè, per sue esigenze, per orari, per cose, cioè poi magari non è nemmeno pazzo, ma per sue possibilità o cose. Però generalmente anche lo sport più individuale è fatto insieme. E questi sono gli aspetti che devono arrivare attraverso la storia, attraverso gli amici. Io mi sono sempre battuta perché la storia dello sport, e quindi viene fatta attraverso anche gli archivi, possa arrivare, perché ciascuno di noi si arricchisce con quello che è stato, lasciando poi, se può, la propria urma, però prima di conoscere il resto. Poi non potrei parlare di ore, quindi lascio la parola. Buonasera, benvenuti a Dribbling. Ciao a tutti, grazie. Anche la prima serata è bellina, quella della sigla sarebbe carina. La sigla, l'ho detto, al massimo portare più due. Adesso la sigla di Dribbling è una canzone di più due. Molto ma quello è buono, sì, effettivamente.
tentato in qualche modo di darmi spunto. Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua, grazie a Massimo che mi ha invitato e grazie a Fabio con il quale ieri ho fatto una chiacchierata che secondo me è stata costruttiva per cercare di capire dove volevamo andare a parare. Io parto da colloquio che ho avuto con Massimo, perché quando Massimo mi ha detto parliamo di sport e archivi, io mi sono guardato allo specchio e mi sono detto, io in primis, cos'è un archivio dello sport? Ho provato a riflettere dove io vado a cercare le notizie, quali sono le mie fonti, cosa serve, cosa non serve per andare a contestualizzare un evento sportivo o a ricercare un evento sportivo. E la suggestione che ho avuto è stata una suggestione, ve lo confesso, complicata. E da lì sono andato avanti nel ragionamento. Allora, se è così complicato, cosa manca? Perché è così complicato andare a ricostruire e contestualizzare un avvenimento sportivo, magari anche meno conosciuto rispetto ai più conosciuti, che è fin troppo facile, no? Fin troppo facile ricordare l'argento di Novella all'Olimpiade o l'oro al Mondiale di Belgrado nel 73, perché se ne è parlato a bizzeffe. Ma se qualcuno fosse interessato a qualcos'altro, come si fa? Allora io provo con poche parole, un paio di esempi, a rispondere alle domande di Fabio da un punto di vista diverso, però, da quello che ci ha raccontato Novella, che ha parlato di sport dal punto di vista storico, sociale e anche un po' del costume, no? Siamo partiti da lontano per arrivare ai giorni nostri e per capire un po' cos'è uno sport, cosa cambia nella società e perché è così importante lo sport. Ha parlato di sport, però parlando di atleti. E allora anche qua ritorno per provare a ragionare insieme alla domanda di Fabio. Se quando si parla di sport, si parla di atleti, cos'è uno sport? Per tutti gli sport olimpici oggi si può parlare di atleti? Io ho sentito prima qualcuno ha rumoreggiato, forse si è offeso, non lo so. Gli scacchi sono uno sport? È un atleta? Quindi è uno sport o è una prova di abilità? Io non ho una risposta. È uno sport intellettivo. Come? È uno sport intellettivo. Appunto, dico, io non ho una risposta, però ci sono varie concezioni, vari punti di vista. Sport intellettivo però è un po'... Parte dal gioco. No, però aspetta, parte dal gioco, quindi si può tornare... Non dico che non sia, però qualcosa... Si può tornare indietro nei secoli, più all'antica Grecia, parlare... Abbiamo un campione del mondo di dama. Abbiamo un campione del mondo di dama, quindi... Sì, sì. Bene, però, ripeto, un conto è il gioco, un conto è lo sport, possono coincidere, possono non coincidere, e di questo vorrei parlare dopo, nel momento dedicato alle domande. Non le esaurisco qua, perché io... In primis, subito, ho detto io non ho una risposta. Noi ci chiamiamo Rai Sport finché esistiamo e queste sono discipline che noi seguiamo. Quindi, questo è per darvi uno spunto di riflessione se avete qualche domanda ulteriore da fare dopo. Io vi dico che secondo me lo sport, che cos'è? È una lingua. È una lingua che ha bisogno di una lingua per essere raccontata. Perché lo sport di per sé è fatto di regole e di codici che gli atleti conoscono. Quindi quando interagiscono, quando gareggiano, è come se comunicassero, come se parlassero tra di loro. Si misurano attraverso un codice e attraverso delle regole. E poi, dagli atleti, si passa al pubblico, si passa a chi fruisce quello spettacolo e lì che c'è bisogno invece di una lingua. E la lingua ci porta al discorso degli archivi. Perché in un contesto ci deve o ci può essere un certo tipo di archivio, un certo tipo di lingua, un certo modo di raccontare. E quanto incide questo modo di raccontare nella memoria e quindi nella costruzione di un archivio? Scusate il gioco di parole, quello che è costruttivo al mio interesse nel mondo dello sport, il lavoro di ricerca mi consente anche di avere una fotografia, forse, della società di quel momento, legata a quel risultato sportivo. Quindi il racconto è fondamentale. Quello che manca in realtà non sono le fonti, perché se vai su internet trovi un mare di roba. Questi sono presi da internet, ma sono due pezzi d'archivio. Sono pezzi d'archivio, sbaglio? Siamo d'accordo su questo? Sì. Ecco, allora che cos'è un archivio dello sport, per tornare alla domanda che mi sono fatto quando ero davanti allo specchio? In realtà l'archivio dello sport può essere tutto e può essere nulla, perché le fonti sono infinite. Quello che manca e che può essere utile ipotizzare come archivio dello sport in realtà è un lavoro di ricerca, di codifica e di contestualizzazione che mi permette di andare a capire
il perché c'è un mondo raccontato in un certo momento e un mondo completamente diverso in un altro. Questo è quello che secondo me deve venire fuori dal lavoro di ricerca, cioè io devo avere un lavoro di codifica fatto dai ricercatori, da chi si vorrà cimentare con gli archivi dello sport, ma non dal punto di vista didascalico, ripeto, nel 97, nel 98 e nel 99. L'archivio dello sport è contestualizzare e decodificare i vari pezzi che oggi però posso comunque trovare ovunque. Cercando appunto di contestualizzarli, io sono d'accordissimo con Novella Calligaris quando diceva dell'importanza di internet, e qui abbiamo avuto un esempio, cioè che in rete ci sia tutto e sia l'archivio, sì. Il rischio della rete è che manchino, come dicevi tu, le fasce che tu cercavi quando non sei nel cloro, cioè che manchino delle linee guida per cui tu entri dentro e non, forse bisognerebbe lavorare per fare in modo che ci fosse una cornice che ci guida all'interno di internet. Tra l'altro Piombino, oltre ad essere città dello sport, come si diceva prima, ha anche un liceo sportivo che è già arrivato al quarto anno, e qui ci sono anche gli insegnanti, Marico Bastianini, Stefano Golini e Armando Manzani, che sono i tre professori di educazione fisica del liceo sportivo, e che avrebbe un po' il senso delle parole dette prima, insomma, di unire la cultura e allo sport, e di fare in modo ai ragazzi di oggi, che sono appunto tecnologizzati, di dargli delle linee guida per fare la storia dello sport. Poi c'è un archivio, un libro archivio che abbiamo presentato con il sindaco l'anno scorso, di un amico che ha fatto un libro sul basket a Piombino, per esempio, anche molto documentato e fatto benissimo. C'è evidentemente nello sport una voglia di archiviare. Appunto, facendoci le domande che facevi tu, Tommaso, e mettendo a paragone questi due filmati, non è che dipende dalla personalità tua che sei più esuberante di quello che c'era ai tempi prima. Era evidentemente, oggi sarebbe impossibile se tu dicessi durante una telecronaca Novella Calligaris sentenza fascia e poi stai zitto 20 minuti come ha fatto lui, ti chiamano e ti dicono ma che te... No, più che altro Luca Sacchi mi mette la mano sulla sono a perdere se sto male o se sto male. Io sono perfettamente d'accordo, poi Tommaso è un entusiasta ed è un entusiasta dello sport, e questo è fondamentale, perché poi anche chi racconta lo sport ha una grande responsabilità nel bene o nel male, no? Su questo. Nel caso specifico, l'allora telecronista aveva, diciamo che non aveva proprio una grande propensione né per il nuoto né nemmeno per me. Se voi sentite invece alla radio, cioè nell'ultima radio, quando io ormai avevo 4 metri davanti, cioè forse riesce a vivere, sembrava quasi malattia, no? Io ogni volta che la risento quella cosa mi viene nervoso, capito? Perché dico, santa pace, se va avanti. Una cosa, tra l'altro, quella che mi poteva battere era chi del rottame stava mezza vasca dietro, però al di là di questo fatto mio personalissimo, io vi invito ad andare a cercare su internet invece la radiocronaca di Alfredo Provenzali, che non avete sentito di calcio minuto per minuto, voce storica, eccetera. Beh, io mi sono divertita a prendere questo filmato e togliere la voce di Martino e mettere quella di Provenzali. Beh, l'effetto è totalmente diverso, perché c'è l'emozione, c'è il racconto, al di là che poi oggi un telecronista stile quello che ha fatto, e prima ho fatto il nome, mi scuso, ma quello che ha fatto la telecronaca della mia gara sarebbe, come dire, fucilato all'istante, no? Cioè non gli sarebbe dato proprio una seconda possibilità. Non avevamo il tempo per fare questo taglio e cucino, bella di sapere. Però anche se prendi i Provenzali è un mondo completamente differente, al di là dell'entusiasmo nel racconto, quindi sarebbe stato funzionale lo stesso. Sì, 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 però ti assicuro che proprio ti trasmette, cioè sembra una telecronaca di una gara, sembra un De Profundi, ma lui aveva più la passione, perché seguiva, gli piaceva più la parola, poi insomma era un po' il, spero che nessuno si offenda le mie romane, però un po' la categoria un po' romana, sì vabbè lo faccio, ora mi tocca, più che una vera e propria passione.
passione, insomma, il giornalismo è anche questo, il giornalismo è curiosità, poi nello sport in particolare, se tu non sei curioso, non racconti, poi c'è anche l'altro aspetto, vabbè, che poi c'è invece quello che sa tutto e che vuole magari raccontare, che dice Tommaso, dice io vedo l'aspetto dell'atleta, è ovvio che io ho quell'occhio lì, anche se guardo oltre l'atleta. Però molte volte ci troviamo anche di fronte, qui non è l'argomento, però i professori vogliono che suggeriscono le domande in tanti sport, vedi persone che fanno domande però che già gli danno la risposta. Io se fossi dall'altra parte prenderei per il collo e interrogatela da solo l'intervista, perché evidentemente non ha. Però sulla cosa come la società è cambiata, lo sport e sopra sport e televisione, che poi sono Milano, perché lo sport viene raccontato tra i giornali sicuramente, ma la televisione è quella che ti entra di più, che poi sia un racconto visivo, che poi sia su internet, che sia sul grande schermo piuttosto che sul piccolo schermo, piuttosto che sul telefonino, comunque è l'immagine legata alla voce, legata al gesto, che ti entra molto di più, al di là di quelle penne straordinarie che magari ti raccontano altre cose, ma nell'immediato è quello, ed è sicuramente una fotografia di quella che è la società. Lo sport è la foto della società, è lo specchio della società, a volte la società è anche lo specchio dello sport. È per questo che servono quelle linee guida che dicevi tu e quelle cornici che cercavo io, in cui contestualizzare questa roba che si trova, perché altrimenti te hai tutto ma è come se non avessi nulla. Quindi chi è interessato a fare un lavoro, se mai c'era qualcuno interessato a fare un lavoro di questo tipo, sappia che è un lavoro fondamentale, non facile. Ecco, chi è interessato a fare un lavoro di questo tipo, ce ne sono diversi. A me ci sono diversi ragazzi, anche studenti, che chiedono ma come si fa a fare il telecronista? Mi piacerebbe fare il giornalista sportivo. Oppure vogliono scrivere di quello che dà i voti nelle pagelle e nelle partite ai calciatori, no? Gli piace quello lì. Che... come mai ha dato 7, invece perché l'altro ha dato 5? Quindi c'è questa cosa qua. Ecco, la narrazione, il raccontare, che è il mestiere che fai tu, e poi anche riprendendo quello che stanno dicendo ora, ci sono alcuni che, ne conosco moltissimi, sono ossessionati da uno sport, ma di quegli altri non ne frega niente. Anzi, a volte alcuni ci tengono a dire a me il calcio mi fa schifo, io seguo il ciclismo, oppure io seguo questo ma l'altro non mi piace, quest'altro. È più facile trovare questi che non uno che come te, che sei molto eclettico invece, e che di sport li sai raccontare tutti o comunque tanti, come hai dimostrato. Ecco, esiste questo settarismo un po' nello sport? Settarismo dal punto di vista della passione, dell'ossessione, cioè sì, che piace sì, quello, sì, ma il resto? Sì, sì, c'è anche tra i miei colleghi, tranquillamente, tanto non si fanno nome e cognome, ma c'è chi è fissato con il calcio, e è finito il calcio, è finito il mondo, c'è chi è fissato, non è il mio caso, ma insomma, grande passione sì con il nuoto, è finito il nuoto, fine di tutto, ci sono... E quindi quello che dicevi tu è fatale, è inevitabile. Un po' il segreto che dicevi è guardare l'atleta più che lo sport. No. Ecco, come si fa a raccontare i vari sport? Come racconti il nuoto rispetto agli altri, per esempio? Vabbè, non c'è una regola che io ti posso dire qui adesso. Cioè, ogni sport ha un suo ritmo. Il ritmo di quello sport detta il ritmo del racconto. Ogni sport ha alcune fasi in cui è utile che tu spieghi come funziona quello sport e tu dia la chiave di lettura al telespettatore su quello che sta per arrivare, cioè a partire semplicemente da come è fatta una bicicletta, se si parla di ciclismo, come è cambiata rispetto a prima, quindi perché oggi in questa tappa può essere il favorito Tizio piuttosto che Caio, va bene? Aneddoti, tutto quello che è successo, ti do gli strumenti e poi c'è la parte in cui bisogna raccontare quello che succede. C'è lo spalla a spalla tra Canessa e Giuliani. Nel nuoto Giuliani tocca davanti a Canessa, credo, non lo so. Certo. Però non c'è una regola che vale per tutto. Ogni sport ha il suo modo per essere raccontato. Ha i suoi spazi, i suoi ritmi e i suoi linguaggi. Questo. La differenza è di questo tipo qua. Poi se vuoi ti fa, non lo so, l'esempio del nuoto, ma il nuoto è abbastanza schematico da questo punto di vista. A seconda che tu abbia una gara lunga, una gara veloce, hai più o meno tempi per dire cose di un tipo piuttosto che di un altro. In un 800 stile libero, come quello fatto da Novella, c'è una prima parte di gara in cui tu presenti campioni per carità, poi hai modo
di capire che tipo di gara stanno facendo, in mezzo può darsi che succeda così così, e quindi tu ti puoi permettere qualche considerazione in più sullo sviluppo che da lì a poco accadrà, e poi alla fine racconti di novella che da mezza vasca all'altra e se ne va a vincere il mondiale. Certo. E senti, il noto di fondo nemmeno te lo sto a dire, perché io sto direttamente 5 ore e mezzo di telecronaca con qualche intervista a Massimo ogni tanto che ci aiuta a tenere alto il ritmo. E per dribbling e per le altre cose che fai sulle sport, esiste anche nello sport l'ossessione dell'habitat? Sì, la risposta è sì, l'ossessione degli ascolti, ma perché è così, perché in realtà noi cerchiamo di fare cose che non siano assolutamente legate agli ascolti, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che c'è un canone, che le persone pagano, e non ci dobbiamo mai dimenticare che la RAI è servizio pubblico. Quindi noi siamo al servizio del pubblico, siamo al servizio di tutti gli sport. Si parte da qua, perché altrimenti, non me ne voglia nessuno, noi trasmettiamo anche le freccette qualche volta, e se vado a vedere gli ascolti delle freccette... Non sono altissimi. Non sono altissimi. Per capire qual è la base, eh? E per tirarmi fuori da ogni tipo di discorso, per dire la RAI fa tutto e è giusto e corretto che sia così per l'Italia e per gli italiani. Poi ci sono alcune trasmissioni tipo Dribbling che sono più in concorrenza anche con altri canali in quella fascia oraria eccetera, e lì sì, si va a vedere gli ascolti e è la prima cosa che si fa, forse prima ancora di dirsi se è andata bene o male la trasmissione, perché poi ci sono introiti pubblicitari, ci sono reti che ti danno più o meno spazio e è tutto un discorso dietro che si lega. Ecco, per tornare alle freccette, agli scacchi, al discorso che facevamo, tu dovessi dare una definizione di sport secondo te, secondo Tommaso, dico, che cos'è uno sport che, a gusto tuo, a concezione tua? Quali sono i limiti? No. Appunto, gli scacchi non lo sono. Basta con questi scacchi, se no poi... No, ma io non... Anche le freccette, tu dicevi, insomma, le freccette. Ecco, che cos'è che deve coinvolgere per essere chiamato uno sport? Io però voglio che poi risponda anche novella, perché altrimenti prendo io tutti gli insulti. No, a parte gli scherzi. La definizione di sport si è ampliata nel corso degli anni, no? Quindi cambiano le norme sociali, cambiano un sacco di cose, cambia anche il tipo di interpretazione dello sport. Gli scacchi sono uno sport intellettivo, no? Lo sforzo dov'è? Lo sforzo è nella mente. Per quello che mi riguarda, vi confesso che la mia concezione di sport è più vecchia. Io vedo sport in senso stretto, quantomeno dove c'è prestazione fisica, dove c'è prestazione fisica proprio in senso stretto. Quello per me è il concetto di sport, che poi, come è capitato in passato, a volte è anche metafora di vita e di guerra, no? Perché una partita di calcio, per esempio, è stata studiata sotto 3.000 sfaccettature, per esempio, come metafora della guerra, due schieramenti con dei ruoli ben precisi che si scontrano per avere la meglio l'uno sull'altro e quant'altro. Quindi, dopo il giro di parole, quella è la mia risposta. Lo sport in senso stretto per me è dove c'è prestazione fisica. L'altro è un concetto di sport che è nato dopo cambiamento sociale, per un cambiamento di modi di pensare corretti, magari, per carità, non voglio dire che la mia originaria sia una visione giusta, ma sia sbagliato, anche perché poi certi sport mi sono più lontani dalla mia concezione di sport, mi sono anche ritrovato a commentarli e mi sono anche divertito. Quindi. No, ma io in questo senso ti chiedevo, perché io sono ancora più, nel senso che appunto anche con il professore del liceo sportivo, io sono abbastanza convinto di far entrare per esempio negli sport una cosa che loro fanno, che è il tiro con l'arco. Mi sono accorto perché facendo una gara qualche anno fa, che letteraria non c'entrava niente, ma insomma sull'Odissea, ho fatto fare il tiro con l'arco ai ragazzi e non riusciva neanche di allargarlo e gli è cascato l'arco sul piede. Invece già il tiro al piattello, appunto di fisico, c'è molto meno, è già più intellettivo. Però tanto per provocare, così dopo mi picchiano quando usciamo, ti dico che ci sono colleghi, sempre senza nome e cognome, ma ho avuto anche qualche professore all'università piuttosto che alla scuola di giornalismo, che quegli sport lì li chiama prove di abilità,
Non li chiamo sport, li chiamo prove di abilità. Prove di abilità perfino nel tiro con l'arco? Sì. Quindi ecco. Sì, che cosa ne pensi di questa discussione? Innanzitutto diciamo che ci sono la grande distinzione che viene fatta solo tra quelli che sono gli sport olimpici e gli altri sport, no? Quelli che entrano in giochi olimpici. Ora, una volta, se noi andiamo a analizzare l'evoluzione anche degli sport nelle Olimpiadi dal 1896 ad oggi, vediamo che alcuni sono, consideriamo che c'era fino alla fune nei primi del Novecento, che era col tiro col cannone, no? Per cui è chiaro che anche la concezione di sport cambia con la società. Io sono stata recentemente adesso a Buenos Aires agli Olympic Youth Games, che sono diciamo i giochi olimpici dei giovani, dove sono entrati degli sport che, se ve li dico, vi fanno ancora sorridere, anche se sono molto fisici, perché è entrato la break dance, per dire, come prova, perché l'Olimpiade dei giovani fa sì che vengano un po' seguite le mode dei giovani per cercare di carpire nuovi sponsor, nuova platea. È chiaro che comunque oggi lo sport, non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale, che lo sport è un grande business, forse è uno dei più grandi business, e che deve comunque stare alle regole del business, così come la televisione, che sono d'accordissimo, anche perché anch'io lavorerai, anche, poi io addirittura sono in un canale dove si deve fare tutto, perché Rai News ovviamente è quella che si deve occupare di tutto, quindi lo sport raccontato da noi è uno sport al di là della trasmissione che riguarda fondamentalmente il calcio, però riguarda i personaggi, riguarda l'atleta, riguarda la curiosità, la novità, non solo, e andiamo anche a cercare la cosa nuova, no? Break dance, per esempio, è uno dei pezzi che io dovrò fare per raccontare al mondo che quello probabilmente nel 30 diventerà sport olimpico. Però scusa, Rovella, questo rafforza quello che dicevamo prima, perché hai detto anche tu, lo sport è specchio della società. Assolutamente, assolutamente. Dopodiché ci sono anche nello sport delle lobby, per cui il pentathlon moderno, che è sicuramente uno sport storico, che però, allora, una regola per entrare nei giochi olimpici è quello che deve essere diffuso in tutto il mondo e deve essere praticato da molte persone in egual misura da uomo e da donna. Allora, se voi andate in Africa vi dovete dire chi fa il pentathlon moderno, dove devono fare il cavallo, la scherma, il tiro, il ciclismo e il nuoto, va bene? Quindi ovviamente è molto complicato, no? Ma non solo, andiamo nel mondo, però è uno sport che ha una grandissima tradizione perché sta dall'inizio, ha una fortissima lobby, e anche se anche in Italia, ma non credo che in nessun paese del mondo ci sia una grande affluenza a questo sport, e per costo ci sono i gruppi militari che lo fanno fare grazie a loro, e perché evidentemente significa anche avere tanto tempo a disposizione fin da piccolissimi, no? Ecco. Però ci sono, e probabilmente rimarranno fino a non si sa quando. Poi ci sono nuovi sport che entrano, per esempio a Tokyo ci sarà il surf, ci sarà il pattinaggio a rotelle, ci sarà il karate con 13, perché poi essendo in Giappone ovviamente si onora sempre la tradizione del paese. Insomma, ci sono degli sport che escono, il baseball per esempio è uscito per un certo periodo dai giochi olimpici perché non raggiungeva questo aspetto. Quindi anche per continuare a sottolineare che lo sport non è una nuvoletta che sta lì sopra, lontana, nel bene e nel male, è lo specchio della società, nel bene e nel male. Ha una missione in più che spesso si dimentica, che è quello di fare cultura. Ecco, parlando di archivi di sport, ovviamente una cosa fondamentale, quello davvero esistono i volumi che si seguono, sono i record, il Guinness, quindi il fatto che ci sia una prestazione sempre migliore e entri nella storia dopo che hai superato il record precedente. Una domanda che mi sono sempre fatto e che è molto ingenua,
però voi mi sapete rispondere, non è che possiamo continuare per tutta l'esistenza umana a superare il record. A un certo punto ci dobbiamo fermare, altrimenti uno farà i 100 metri in una frazione di secondo, cioè non è possibile. Quindi com'è che lo sport riesce sempre a superare se stesso e i nuovi record affossano quelli precedenti? Non è possibile che questa cosa ci sia per sempre. Guarda, io vorrei prima, perché sono curioso anche io, sentire quello che dice Novella, perché lei i record li ha fatti, io no. Quindi vorrei sapere cosa ne pensa lei. Poi ti dico anche la mia. Beh, allora, immaginare un limite per l'uomo è estremamente difficile. Perché se noi, faccio l'esempio pratico oggi sull'età, paragonandola a un secolo fa, già ritenevamo fosse impossibile. Se pensiamo alla scienza, dove è arrivata, se pensiamo all'astronomia, dove siamo arrivati, alla scoperta di 3.000 cose, è difficile oggi stabilire qual è il limite. Quindi anche perché intorno a quella specifica azione, a quella specifica attività, ruotano una serie di cose, non è che è fatta così come nello sport. Lo sport è fatto di miglioramento della dieta, miglioramento del metodo di allenamento, miglioramento dello strumento che tu hai a disposizione, il costume, che non so, per dire, io avevo i costumi che se domani rimarcavano l'acqua, no? Oggi ci sono i costumi assolutamente che sono aderentissimi, no? E quindi il tutto porta un miglioramento. Se pensiamo, pensate all'evoluzione che hanno avuto le macchine, che adesso ci sarà la macchina che va da sola, no? Ecco, immaginiamolo, dico, negli anni 70, potevamo immaginarlo? Penso di no. Ecco, quindi io credo che il limite, esisterà un limite, ma come recitava una pubblicità, nothing is impossible, è difficile dare oggi un limite. Io posso dire, forse tra 10 anni ancora il record in 100 piani sarà difficile, potrebbe essere difficile migliorarlo o che vada sotto i 9 secondi, potrei essere smentita, perché poi c'è l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione di tutto quello che ci sta intorno. È una domanda che è inquietante, secondo me, è inquietante. Se non ha risposta in questo senso, quando è finito. Inquietante. Se poi pensiamo a un aggravante che ha lo sport, che oggi c'è il doping genetico, e quello da me fa una paura terribile, perché veramente ci troveremo non la pecora Dolly, ma l'atleta Dolly, e già c'è una grande propensione in alcuni paesi in questo senso. In realtà è una domanda che non ha una risposta, o meglio ce l'ha, ma non è mai definitiva, perché te sai che c'è un limite oltre il quale non si potrà andare, cioè 100 metri non credo che un uomo li possa fare in un secondo, no? Quindi un limite c'è, ma non sai qual è e soprattutto non sai se l'hai già raggiunto e non sai quando lo raggiungerai. Perché ci sarà un nuovo record dopo quello di Bolt, magari, non so tra quanti anni, forse, chi lo sa, e anche quel tempo lì tu non saprai se è il limite oltre il quale non si può andare o se si potrà scendere ancora. Nel nuoto, nel 100 rana, qui Massimo Giuliani lo sa bene, se ti dico Adam Piti, parliamo del campione olimpico e del campione del mondo, fino al 2012, il record del mondo era 58 secondi e qualcosa, va bene, 58 secondi e qualcosa, si pensava che quello fosse un limite oltre il quale difficilmente si potesse andare in pochi anni, dopo un anno, dopo 2 anni, 2014, è arrivato questo Piti e ha abbassato il record del mondo di un secondo. Ora è quasi un secondo e mezzo sotto al vecchio record del mondo prima del suo avvento. Quindi non sai quando succede, e non sai a volte neanche perché succede, e forse è un po' tutto l'insieme di quello che ha detto Novella. C'è anche un cambiamento forse del corpo umano nel corso degli anni. Probabilmente oggi non siamo, per via di diete, allenamenti, cose, l'atleta di oggi non è quella dell'atleta di ieri, e così si andrà avanti per sempre, però non lo sai quando lo raggiungi questo livello. Sì, è già stato detto tutto, no? Ma sicuramente
i limiti umani nelle varie discipline, perché poi se prendiamo ad esempio le discipline di specialità, i record sono stati già raggiunti, quelli di abilità. Se pensiamo alla Comaneci, piuttosto che si parlava prima di coloro che fanno le al tiro al piattello, spesse volte si assiste al full dei successi, quindi fai 100 tiri e fai 100 bersagli, quello è un record, e se non si metterà 200 tiri per vedere se si riuscirà a fare 200 bersagli, quando un atleta nella ginnastica artistica raggiunge il massimo del punteggio, quello è già un record. Tanto poi ti mettono il tempo. E allora lì poi il record sarà a quante volte lo farai, cioè nel senso, mentre poi ci sono, sì, stavo dicendo, sì, c'è la difficoltà, no, però sì, c'è anche la difficoltà, però il giudizio è il massimo di quello che puoi esprimere. È diverso sempre anche per quanto riguarda sempre, come dicevo prima, gli sport puri. Ad esempio, se parlate della rana, io credo che la rana, e lo abbiamo visto negli anni, soprattutto nel secolo scorso, ma insomma poi anche negli ultimi, negli anni 2000, la rana ha avuto delle variazioni importanti, ma soprattutto nel secolo scorso si è passati attraverso 2, 3, 4 modi diversi di interpretare la nuotata a rana, ciascuno con il proprio stile, e che ha permesso il miglioramento. Si parlava prima, qui c'ho qui davanti c'ho dei, sono professori, ma degli atleti incredibili con cui ho condiviso, i vari professori qua che si occupano di atletica. Per esempio, quando si parla, appunto, avete parlato dei 100 piani, molto probabilmente avremo a un certo punto il limite che un muscolo può sviluppare, del lavoro che può sviluppare, e quindi quello è molto vicino a quel limite lì. Se pensiamo che il diametro di un muscolo è tot, che quel muscolo allenato in un certo modo può esprimere quel tipo di forza e quel tipo di lavoro, nel momento in cui, chiaramente, la frequenza è nel momento in cui riesce a avere l'appoggio per la spinta. Vabbè, ci sono tante cose, non è vero che Ben Johnson fu squalificato perché era impossibile battere, cioè 9,90, ora siamo a 9,58. Esatto, no, fu squalificato, vabbè, a parte perché così come purtroppo la defunta Griffith in 2 anni gli è venuto un muscolo doppio di quello che c'era 2 anni prima, e mi ricordo anche la Griffith, se non vado errato, famosissima, che lei però non fu presa, ma ha visto poi bene di cambiare aria, perché oggettivamente non si poteva vedere una donna che 2 anni prima era 50 kg e dopo era 65 kg di muscolo, insomma. Esatto, però ora qui stiamo parlando, perché quella cosa che ha detto prima Novella è importante, stiamo parlando appunto di limiti raggiungibili dal fisico, effettivamente. Dopodiché c'è tutto quella cosa del cambiamento, appunto, dei metodi di allenamento, il cambiamento del, come ha detto prima Novella, dei mezzi di allenamento, la scienza che ricerca, la scienza che ricerca in maniera lecita il talento. Andare a ricercare le persone che sono adatte a, ovviamente, senza modificare le caratteristiche a priori. Questo è quello che teniamo. E i metodi di controllo, tra cui sono gli archivi. Cioè, come facciamo a sapere quanto possiamo migliorare? È migliorato molto anche il metodo di controllo nella tecnica di allenamento. Prima si prendevano tempi, ma non si andava a vedere, non si aveva, ad esempio, gli strumenti audiovisivi, quindi non si andava a vedere il gesto tecnico. Non si andava a vedere, quindi a ricercare la perfezione del gesto tecnico, prima non c'era questa cosa. Chiaramente, ripeto, ci sarà un momento in cui si potrà dire, ma su questo lo si farà soprattutto negli sport dove tecnicamente si è già raggiunto il massimo. Quindi, ripeto, sto pensando soprattutto agli sport di atletica. Nel nuoto, l'elemento della nuotata, l'elemento tecnico della nuotata, è importantissimo. Le nuotate sono date, come sappiamo, da dei canoni, dei parametri. Se si sta in quei parametri si nuota quella tecnica, quindi la rana, il dorso, quello che viene definito delfino, che prima era farfalla,
e lo stile libero in cui oggi lo interpretiamo tutti a crawl. Noi notiamo tutti quello che sono delle evoluzioni del crawl, ma nel passato, cioè, si poteva notare a stile libero qualsiasi altro, però è crawl, non stile libero, perché stile libero potremmo notare anche a rana o a saltapicchio, come si dice, se si arriva davanti si è vinto il 100 metri stile libero. In realtà la nuotata più veloce è il crawl in questo momento, e l'evoluzione del crawl, ma prima si nuotava con le spalle piatte, poi la torsione del busto, poi la torsione delle spalle. Quando si è capito che tipo di forze potevamo, quali erano le forze che ci permettevano di muoverci, di traslocare velocemente attraverso il mezzo liquido, allora si è cercato di migliorare la tecnica, perché se tu non capisci che forze ti fanno andare avanti, prima si pensava che ci fosse solo la famosa azione e reazione, dopo si è pensato di sviluppare invece le traiettorie ellittiche tridimensionali che si basano sulla forza di sollevamento, che è poi quella che fa muovere le navi con l'elica. Se pensiamo che un'elica gira su se stessa e muove la nave o la barca, che va invece in senso trasversalmente opposto. Quindi c'erano altre forze, queste forze le abbiamo studiate e lì c'è l'incremento tecnico. Io credo che nella rana e tutto ci sarà un momento in cui poi questa tecnica gira e rigira, però io credo che soprattutto nel nuoto siamo abbastanza lontani ancora e poi nelle nostre discipline poi, mamma mia, perché ancora dobbiamo capire come allenarci. No, ma mi parla l'hanno data a saltapicchio, quella te la chiedo la prossima intervista, sappilo, in televisione ti prendi la responsabilità di spiegarci la nuotata a saltapicchio. La prossima volta. Testimoni. Ecco, siccome ci sei poi negli archivi dello sport a questo punto in quanto telecronista e si è visto già che ci sei, quali sono secondo te le qualità del telecronista che sa raccontare lo sport e quali sono invece i difetti, quelli che uno bisognerebbe che evitasse? La regola principale è una, cioè, che poi è il contrario dell'errore che non devi mai fare, non dare per scontato che chi ti guarda sappia di cosa tu stai parlando. Te devi dare per scontato che il contrario, cioè che chi ti guarda in televisione è la prima volta o quasi che vede il nuoto, è la prima volta o quasi che vede quell'avvenimento là, e quindi te ti devi sempre mettere in quest'ottica per essere al servizio di chi ti guarda. Poi occhio a non essere troppo ridondante, perché sennò viene anche a noia, perché non è che devi stare lì a fare una lezione di accademia, però te ti devi sempre mettere nei limiti del possibile in quella prospettiva. Se te parti da questo presupposto, secondo me poi il racconto in qualche modo si sviluppa in maniera naturale, si sviluppa bene. Se te ti metti sul... questo non vuol dire però mettersi sul piedistallo, eh? Cioè della serie, tanto per usare un altro termine, morte lo dico io, non in quel senso lì, eh? Cioè proprio sulla stessa prospettiva del telespettatore. Cioè, l'errore invece è dare per scontato che io ti dico 55, dando per scontato che tu sappia già che si riferisce quel 55. Cos'è un 55? Che stile è? 55 può essere un tempo vicino al record del mondo nel 100 delfino vasca corta femminile, ma se non te lo dico io, certo. Se non mi metto dal punto di vista di chi non lo sa, sbaglio tutto. 55, che vuol dire 55? E invece, lasciando perdere gli archivi dei filmati e andando su una carta stampata, se noi prendessimo la Gazzetta dello Sport o Tutto Sport degli anni 70, forse sarebbero ancora più lontani come erano scritti dalle attuali La Gazzetta e Tutto Sport, per dire. E quindi anche lì è cambiato molto, è cambiato il modo di leggere i giornali sportivi, è cambiato anche il modo di scriverli, evidentemente. Per forza. Un tempo non c'era la televisione, non c'erano 3.000 televisioni che ti facevano vedere la partita subito in tempo reale. Il giornale usciva il giorno dopo e ti doveva fare un racconto come se tu ancora non avessi visto quella partita, perché in molti casi era così. Oggi i giornali si sono ritrovati nella posizione di dover reinventare anche un po' il loro ruolo, no? Perché quando te vai nella Gazzetta e cerchi, Juventus-Inter, ora dico le prime due che mi vengono in mente così, o Juventus-Napoli, prima trovavi tutto il tabellino c'è sempre, però trovavi un articolo dove c'era la cronaca, ora è un articolo di riflessione.
impressione, perché tutti quelli che vanno a leggere la Gazzetta dello Sport la sera prima, il giorno prima, hanno visto i gol e quindi sanno chi ha segnato a quale minuto, se l'azione è venuta da destra e da sinistra. Quindi il linguaggio è cambiato, ma gioco forza, perché è cambiato il mondo, perché è cambiata la televisione. E poi è tutto talmente più immediato, anche una carta stampata, tutto più da consumo, che anche nel giornalismo sviluppare un certo tipo di professionalità più colta, più elevata, è molto più difficile. Parli di Gazzetta, parliamo di Corriere della Sera, parliamo di grandi giornali. Gianni Brera scriveva che Sergio Brio agitava la draghinassa, e che è la draghinassa? La labarda medievale, metafora per dire che aveva dato una bella stecca a uno e gli aveva quasi rotto la gamba. Oggi non puoi andare più per metafore così, perché non hai il tempo, e non hai il tempo nemmeno per provare a spiegarle ulteriormente se hai il dubbio che qualcuno non abbia capito, cioè è tutto più immediato. E quindi è ovvio che è cambiato il linguaggio, è cambiato il modo di raccontare, è cambiato il giornale. Però pensate, lo chiedo anche a Roberta Calligari, pensate che ci sia ancora oggi una letteratura sportiva da archiviare, come ci sono stati appunto il grande Gianni Brera, che era una specie di Gadda dello sport addirittura, o come c'è stato, non so, Gianni Cresci per il tennis, o Rino Tommasi per la boxe, oppure ecco, questi qua che io ho letto. Oppure oggi è più difficile trovare un corrispettivo di loro, e forse nel futuro gli archivi dello sport saranno più quelli visivi che non quelli cartacei. Ma le grandi penne ci sono sempre. Il problema è lo spazio che i giornali sono disposti a dare a queste grandi penne. Oggi il giornale, se voi andate a prendere le prime pagine, capite che sono tutti strilli. Cioè è un giornalismo strillato, è un giornalismo che deve vendere, perché già la carta stampata è in crisi. Se per di più non soddisfa quello che è il pubblico di riferimento, e lo sport purtroppo è campanilistico, quindi ha questo tipo di riferimento, la Gazzetta ovviamente ci sono addirittura degli inserti che hanno dei titoli diversi a seconda della regione dove viene stampata, per cui è chiaro che il Napoli a Milano non potrà avere grande titolo, nemmeno a Torino da Tutto Sport, e viceversa, al Mattino di Napoli non farà mai il grande titolo sulla Juventus, perché evidentemente c'è un pubblico di riferimento e c'è deve vendere in un momento, tant'è vero che la grande crisi della carta stampata è avvenuta soprattutto con l'avvento di internet, però è un fatto culturale, cioè mentre prima noi eravamo disposti a leggere un articolo, oggi il 90% delle persone quando prende un giornale legge i titoli, guarda le fotografie, oggi infatti la fotografia è molto più presente nei giornali, nei quotidiani. Prima era, diciamo che la fotografia era soprattutto appannaggio dei settimanali, dove c'era quel racconto che diceva Tommaso di approfondimento, che oggi invece devono fare i quotidiani, perché giustamente erano soprattutto nello sport, ma questo vale anche non solo nello sport, vale in tutto. La televisione oggi ti dà un'immediatezza di notizia in qualunque settore io poi devo avere la grande intervista, devo avere il grande approfondimento, ed è difficile appunto coniugare questo aspetto poi con le esigenze di quell'editore, neanche di quel direttore, il direttore poi purtroppo spesso è un esecutore di quell'editore che deve vendere, quindi bisogna fare la cassetta e deve far tornare i conti. Il problema è culturale. Quindi, ritornando a quello che diceva giustamente Tommaso, quello che dicevi tu Fabio, l'archivio dello sport deve avere una logica di tutti gli archivi, perché a parte che è una facoltà, no? Una facoltà universitaria, l'archivista è una specializzazione universitaria, quindi devi dare
la capacità di creare un archivio è quella di dare evidentemente delle parole chiave in cui, e dare quindi un indirizzo, perché se, come dice Tommaso, io voglio avere un certo tipo di informazione, devo avere la facilità di trovarlo. Il bravo archivista è quello che mi dà varie chiavi di ricerca, per cui può soddisfare diversi palati. Io mi sono imbattuta in questo aspetto perché il mio compagno, che ha una grandissima collezione, è la storia di quella che è la scherma, non solo nell'ambito della pratica sportiva, ma anche dello spettacolo, e ha 700.000 fotografie, mi pare, può darsi che siano anche di più, di archivio di famiglia, nell'Accademia Museo Magico Greco sono passati da Errol Flynn a Alessio Boni, per darvi la dimensione di spettacolo, teatro. Per archiviare quelle foto, per prenderle e poi trovare, visto che peraltro l'Accademia è diventata casa museo, quindi ha la necessità di fare dei racconti, degli aspetti anche culturali, soprattutto culturali. Poi c'è l'aspetto storico, perché Trisavolo era un principe siciliano che ha venduto i latifondi e si è unito per armare i Picciotti, amante sempre della scherma, perché la scherma poi è il filo rouge di tutta la loro storia, e quindi poi fare la ricerca attraverso i personaggi che hanno fatto la storia. Quindi è stato chiamato un archivista a cui sono state chieste di costruire questo archivio che è parte sportivo, in parte storico, in parte culturale, perché lì è passato Massimo Lanzani, è passato Mussolini, è passato, esattamente, e però sono passati, c'è l'attività per i diversamente abili, c'è un campione paralimpico, c'è un campione mondiale, adesso master di 75 anni, una signora che ha vinto il mondiale master di 75 anni, cioè c'è un tale mix di informazioni che davvero siamo stati circa 6 mesi con l'archivista a capire in che modo incanalare la ricerca, perché ognuno dei componenti lì dentro voleva avere la possibilità di poter fruire e dare agli altri la possibilità di fruire di questo archivio. Quindi, come dice giustamente Tommaso, è un lavoro dei lavori, cioè è un lavoro, a mio avviso, per quella che è stata la nostra piccolissima esperienza, di equipe, di team, perché nulla si fa da soli oggi, e quindi credo che questo lo sport lo insegna. Volevo chiedere, appunto, visto che abbiamo qua il liceo sportivo, che hai più volte ribadito questo fatto dello sport e della cultura, di farli stare insieme, ecco, in che modo si potrebbe fare? Hai dei consigli da dare per il liceo sportivo da questo punto di vista? In che modo chi insegna lo sport e l'educazione fisica al liceo potrebbe mandare a braccetto queste due cose, lo sport e la cultura? Ma il problema non sta nel liceo sportivo, perché il liceo sportivo ha già questo indirizzo. Il problema sta negli altri licei, dove spesso lo sport può essere coniugato in vari aspetti. Cioè l'aspetto fisico, che viene evidentemente esplicitato in quello che è il professore di educazione fisica, già questo nome a me dà fastidio, perché educazione fisica, perché sono maleducati fisicamente, no, allora chiamiamolo in un scienze altro motorie, scienze motorie, adesso anche questa, no? Ecco, no, cioè, chiamiamolo sport, l'ora di sport, che sarebbe molto più semplice. E poi c'è l'aspetto invece che gli altri professori devono capire come integrare lo sport nell'insegnamento delle loro materie, perché come abbiamo così è venuto fuori anche da questo breve incontro, cioè si può coniugare lo sport in tanti modi, ci sono aspetti e la stessa evoluzione anche delle tecniche insegnano quanto siano applicabili allo sport le scienze matematiche,
come lo sport può entrare è nella storia, come entra, è nella letteratura. Quindi ci sono aspetti che dovrebbero essere trasversali. Quando io parlo di team, parlo di questo. Quindi il ciò sportivo, grazie a Dio, nasce per dare la possibilità ai ragazzi che vogliono fare sport di farlo senza essere penalizzati, come per esempio succedeva ai tempi miei. Io quando tornavo dalle gare, una simpatica professoressa di italiano mi diede un tema dicendo che l'unica cosa cretina che sapeva fare l'unica cosa intelligente che sapeva fare un cretino era lo sport. E io gli risposi che almeno facevo una cosa intelligente, no? Che già era qualcosa, una cosa, invece un tema, poi ho la penna facile, quindi invece un tema abbastanza impegnato, massacrandola, e andai ovviamente dal preside, richiamata con nota e quant'altro. Il voto di condotta 7, ecco, perché ovviamente mi ero permessa, erano altri tempi, per carità di Dio. Oggi il liceo sportivo nasce sotto questa logica, quella di poter dare ai ragazzi che fanno sport la possibilità di seguire la propria passione senza essere penalizzati nell'ambito dello sport, pur avendo tutte le altre materie e quant'altro. Addirittura c'è una piattaforma oggi per cui, se gli atleti sono fuori e sono ancora in età scolare, possono seguire le lezioni e anche avere l'interrogazione attraverso questa piattaforma. Quindi un'evoluzione c'è stata, ma dal punto di vista a servizio dell'atleta è già è un grande passo. Quello che io intendo invece è proprio l'utilizzo dello sport per fare cultura. Nel piccolissimo della fondazione, dove ogni anno il tema, anzi lo scelgono i ragazzi il tema, e proprio attraverso di loro abbiamo modificato per dare in modo ai ragazzi di esprimersi nel loro linguaggio. Quindi era inutile dargli il tema o il dipinto che faceva la professoressa o il papà a casa o il nonno che si divertiva in pensione a dipingere, va bene, ma utilizzare il linguaggio loro, ovvero la fotografia, il video, la clip, l'applicazione e quant'altro. E sono venute fuori delle cose meravigliose, ma veramente molto. Anche c'è stata una scuola che ha fatto addirittura un mini fiction, sempre in team li facciamo lavorare. Ha fatto una mini fiction, quell'anno il tema era l'integrazione dello sport, ma fantastica, che è veramente a livello televisivo, con una regia, una sceneggiatura, con il tecnico delle luci, davvero fantastici. L'altro è quello che stiamo portando in giro per il mondo. Quest'anno siamo stati all'ONU, a Palazzo di Vetro e a Buenos Aires, al Youth Games, è di fotografia, perché pensando proprio che lo sport è un'arte, volevo unire un'altra arte, quella forse più facile dal punto di vista pratico, era la fotografia. Fotografia proprio ti dà, racconta forse ancora meglio e ti dà una libera interpretazione dello sport, no? Quell'immagine, cioè se ciascuno di noi, parlando di archivi, a tutti noi viene in mente un'immagine, non so, in questo momento viene in mente, non so, Perruti che taglia, che col petto, con gli occhiali scuri arriva, no? A Roma e vince i 200 piani, ma possiamo pensare a Cassius Clay, possiamo pensare a Federica Pellegrini, possiamo pensare a Greg Paltrinieri, cioè ne abbiamo di immagini, di Rachele Bruni a Rio, cioè ci sono tantissime immagini che ci rimangono, Mennea, la Simeoni, ma possiamo alla Vezzali, Beve Mio, cioè quelle immagini che lei urla, cioè tantissime. Detto tutto questo, ogni anno scegliamo un tema. Primo anno l'ho fatto a livello italiano, secondo anno l'ho fatto a livello europeo, l'anno fatto, scusate, io mi uso il singolare impropriamente. E il terzo anno, dall'anno scorso, l'abbiamo fatto a livello mondiale. E dove siamo andati? Siamo andati in tutte le università, abbiamo fatto un database pazzesco di arte, fotografia, di università in generale, in cui abbiamo promosso questo concorso e si è riservato agli under 35, dove chiedevamo di raccontare un tema. Quest'anno, per esempio, per il 2018-19 il tema è la donna e lo sport.
raccontato nel proprio continente, visto che sono i 5 continenti, ed è organizzato come se fosse una gara sportiva. Quindi tutti partecipano, 8 per ogni tema entrano in finale. Quelli che entrano in finale hanno il diritto di esporre e hanno la foto pubblicata. È una piccolissima goccia nel mare, però aiuta a capire la differenza che c'è. Quest'anno avevamo invece lo sport nel tuo continente, e allora vedi magari in India che ti fanno la corsa sui tori, o piuttosto che in Africa probabilmente una foto di breakdance su un grattacielo, sul margine di un grattacielo, cioè in Oceania il surf ovviamente trionfa, ma anche il frisbee. Quindi hai attraverso questa piccola goccia nell'oceano dell'universo nostro, hai la possibilità di far capire agli altri l'utilità dello sport, la diversità, ma anche le similitudini alla fine. Certo. Neanche tanto piccola. Come goccia, neanche tanto piccola. Sì, sì, sì. Allora, io prima di dare la parola a voi per le domande e per eventuali interventi, farei intervenire di nuovo Massimo e Giuliano, il sindaco, perché loro non lo sanno, ma è la prima volta che viene agli archivi, nel senso che siccome siete venuti voi, è venuto anche il sindaco. Quando c'erano Vecchione, Pio Vati, il Papa, il Trump, lui non è venuto, però invece con voi è venuto, e quindi io ne approfitto per farle parlare e per chiudere questo incontro. Prima delle domande. Mi fa una domanda. No, la domanda era riguardo a quello che abbiamo detto. Sì, vabbè. Oggi intanto io mi sono divertito, vi ringrazio perché appunto così è iniziato dicendo gli archivi, ma comunque come sta uscendo fuori da questo ciclo di incontri, gli archivi sono tutt'altro che morti, tutt'altro che polverosi. Tra le altre cose, in un momento in cui appunto oggi si è parlato di archivi, di cos'è lo sport, a proposito, io il mio cavallo di battaglia su cos'è lo sport lo so, se volete ve lo dico. Certo. Sì, allora, voglio sapere. E allora, lo sport è l'unica attività dell'uomo che muove l'intelletto, e qui c'è la prova, l'intelletto attraverso l'intelletto, quindi la tattica, l'organizzazione, che muove il fisico, cioè l'organismo come macchina, e che muove il cuore. Perché quando il testimonial sportivo è quello che più è, e voi lo sapete benissimo, preso ad esempio per fare le campagne pubblicitarie, perché quando si vede davanti uno sportivo ci si immedesima in lui in 3 sensi, ripeto, intelletto, fisico e cuore, anima, la motivazione. Quindi, quando si dice anche io non sarei, ma è una mia interpretazione, per cui ripeto, non voglio, Claudio, il CONI pensa una cosa e io le posso. Il CONI nostro, io credo che per parlare di sport ci sia almeno un intervento del controllo psicofisico, del controllo della psiche e dell'intelletto sul fisico. Quindi, altrimenti è solo una cosa cerebrale, e allora a quel punto lì, anche se attenzione ci arriviamo, ci saranno gli sport, entrerà, eccoci, ci siamo, hai capito dove si arriva, fra qualche anno ci saranno i videogiochi, ma addirittura i videogiochi quelli in cui stai fermo, per cui li controlli solo con gli occhi. Allora, e quindi è questo. E io ripeto, penso che veramente lo sport è una cosa affascinante, lo vediamo oggi. Spesse volte, come ha detto prima anche Novella, spesse volte un po' distrattato, non capendo che un'Olimpiade è la cosa più complessa che c'è oggigiorno da organizzare per una nazione. Quando una nazione si prende l'onere e l'onore di organizzare un'Olimpiade, ad esempio, sa che sta facendo nei prossimi 4 anni è il più grande sforzo che ha mai fatto nella propria storia. Coscientemente. Chiaro, ci sono sfide importanti, ci sono le sfide di vincere le malattie, ci sono le sfide di vincere, di portarci avanti nella conoscenza, ma organizzare un'Olimpiade è il più grande
sforzo organizzativo di una nazione, anche economico. Quando io, ad esempio, qui lasciatelo dire, quando sento dire non organizziamo grandi eventi sportivi perché non abbiamo bisogno di, io non sono d'accordo, perché se si fa bene un grande evento sportivo e se si fa bene in questo caso l'Olimpiade, non è solo il risultato che hai e quindi la visibilità che hai. Quando ho sentito dire qualche tempo fa, poco, ma Roma non ha bisogno di promozione, e perché Tokyo, e perché Parigi, e perché Los Angeles hanno bisogno di... Parigi ha bisogno di promozione? Non credo. Tokyo ha bisogno di promozione? Non credo. Ma c'è bisogno di stare al centro dell'attenzione universale in questo caso qua. E poi, permettimi, l'organizzazione di, l'occasione di reinfrastrutturare una città, un territorio, di creare centri di aggregazione, impianti sportivi, ovviamente qui poi potremmo fare un altro incontro su come potrebbe essere bello e importante organizzare dei grandi eventi sportivi anche da un punto di vista infrastrutturale. Quindi strade, giardini, luoghi di interesse, centri stampa. E dall'altra parte pensate alla sfida organizzativa. Una nazione, un ministero non ha nessuna idea di quanto è più difficile organizzare un'Olimpiade rispetto a un... Noi abbiamo, non so, forse qualche università, qualche politecnico può capire di cosa si parla quando c'è da dire tra 4 anni o tra 8 meglio. Si organizza l'Olimpiade. Detto questo, a me affascina molto quello che è stato anche toccato, cioè quello che abbiamo detto rispetto allo sport che ci dà uno spaccato della storia, uno spaccato della società, uno spaccato di quel momento, una chiave di interpretazione. Per esempio, avevo letto qualcosa di Berruti proprio, e l'hai ricordato, e una sua prefazione, una cosa, se posso voglio leggere due passi di un paio di cose. Una sua prefazione a un libro dice: io quando ripenso a quei tempi lì, quando ho vinto, non vado a vedere le foto eccetera, mi vado a vedere quei filmati lì in bianco e nero. Cioè, perché sono quelli che più mi evocano quel periodo della vita in cui noi, e fa anche riferimento a come erano diversi i giovani rispetto ad oggi. Ecco, è questo che lo sport può far emergere. E poi i grandi insegnamenti che abbiamo avuto. Io ultimamente mi ero appassionato a due grandi vicende, che ne avete parlato. Fortunatamente non abbiamo parlato delle vicende un po' brutte, che sono quelle a cui anche magari la classica domanda, che stasera non c'è stata, a novella appunto di quello che è stato Monaco, quello che è stato Monaco con il sequestro e l'attentato eccetera eccetera. Però pensiamo alle i due episodi che più mi hanno affascinato e che tutte le volte, e che pensa, erano una io vissi il primo episodio, che è quello di James Cleveland Owens, cioè Jesse Owens, alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, l'ho sentito con una famosa trasmissione Rai Giallo, una cosa di questo genere qui, una serie radiofonica di Radio Rai, che praticamente ripercorreva la storia di Jesse Owens, la sua storia, la sua vita e il suo rapporto con un altro atleta che era appunto Lutz Long. Voi considerate questa storia com'è bella, quando nel 1936 a Berlino abbiamo il massimo del fulgore che in quel momento voleva raggiungere il nazifascismo, il nazionalismo efferato di Hitler, che organizza quella che doveva essere un'Olimpiade perfetta, quella del 1936. E che ovviamente ci teneva anche che tutti gli atleti, i suoi atleti erano ariani, cioè alti, biondi, slanciati, forti, quadrati. E Lutz Long, fra le altre cose, era uno di questi, alto, biondo, bellissimo. E dall'altra parte invece Jesse Owens, un nero venuto oggettivamente anche popolare, che
che va là e vince 4 medaglie alle Olimpiadi. Tra le altre cose non lo premiano nemmeno. Cioè lo premiano, ma non lo premia Hitler, chiaramente, che sembra gli faccia un cenno. Bene, la storia sapete qual è? È che la medaglia più bella, che era quella del salto in lungo, la vince grazie quasi a un gesto di grande cortesia sportiva di Long, che gli indica il punto dello stacco. E lui vince, secondo arriva Long, vince battendo la razza ariana in quel momento. Pensate, e lì si instaura un rapporto tra queste due persone che impersonificavano in quel momento la razza nera, scusatemi, razza, la pelle nera che anche in patria non era ben vista. Stiamo in quegli anni, siamo al massimo degli episodi, appunto. Esatto, anche e soprattutto in America, la razza. Tanto è vero che lui, quando anche è ritornato, mi sembra che c'era Eisenhower, Roosevelt non lo considera proprio un atleta che ha vinto 4 Olimpiadi. Allora io vi volevo leggere una cosa bellissima, e poi c'è un altro episodio, che sono sempre episodi brutti. Pensate, se noi andiamo in una scuola e trattiamo la parte dell'inclusione sociale, di quello che è i valori umani, con questi due semplici episodi. Uno è questo, vi volevo proprio, guardate, solo quando voi pensate che Lutz poi va in guerra e muore, e in una delle l'ultima lettera che è riuscita a scrivere a Jesse Owens, gli dice questo. Sì, tutte le volte anche il consiglio, perché per me, dopo la guerra va in Germania, lui dice al suo amico, va in Germania, ritrova mio figlio e parlagli di suo padre, parlagli dell'epoca in cui la guerra non ci separava, e digli che le cose possono essere diverse tra gli uomini su questa terra, tuo fratello Luz. Io credo che questo sia il più grande insegnamento per un ragazzo. E l'altro episodio fantastico che avete anche qui menzionato è l'episodio di Città del Messico, quello di, ancora in un periodo di forte separazionismo, di una diversità fra neri, bianchi, fra le razze, dell'episodio appunto del famoso pugno, quando Tommy Smith arrivò primo nei 200 metri piani, poi secondo fu un bianco, che era un australiano, Peter Norman, e terzo fu John Carlos. Loro era un periodo piuttosto importante quello, c'era stata anche un'organizzazione olimpica che voleva protestare, l'OPHR. La strage delle tre culture, piazza delle tre culture. Questo era l'antefatto, esatto. Loro là vanno, protestano, si mettono, fra le cose, si mettono un guanto per uno e alzano il pugno. Fra le cose c'avevano la coccarda di questa organizzazione che voleva protestare. Esatto. La coccarda se la mette anche Peter Norman. E la cosa che è stata fantastica, che quando, purtroppo, fantastica vuol dire un po' emblematica, è che quando loro scendono da quel podio, per loro è finita la vita. Invece di aver conquistato quello che, perché poi, diciamo, spesse volte legate alle medaglie mondiali, alle medaglie olimpiche, cioè quello che ti dà poi il palcoscenico, la vita che ti cambia, la possibilità di cambiare lavoro, di stato sociale, molto probabilmente, di conoscere persone, dietro c'è anche questo. Per loro quel gesto di protesta è stato invece la rovina, perché, e anche qui vi voglio dire due cose, è stata una cosa secondo me molto molto bella, questo è sempre, scusatemi, eccolo qua,
Una cosa molto bella perché quando rientrano in patria per loro è stata una tragedia anche familiare. Ricordo per esempio che se non vado errato Smith gli arrivano telefonate notte e giorno di minacce di morte, vanno in crisi, la moglie si suicida per questa situazione. La moglie si suicida. Ti è tornato in America, cioè stiamo parlando del 68, non 50 anni fa, non una vita e mezzo. E stesse cose succedono a Carlos, ma quello che succede di brutto è anche all'altro, quello che ha partecipato con loro, non ha alzato il pugno, ma ha guardato avanti dritto e ha messo la coccarda. Ha messo la coccarda perché lui dice questo, ha detto: datemi uno dei vostri distintivi, sono solidale con voi, si nasce tutti uguali e con gli stessi diritti. Ecco, lui è andato incontro alla stessa sorte. Tornato in Australia, fra l'altro è una, diciamo, una nazione, un continente più multiculturale, dobbiamo dire, ha trovato però un ostracismo incredibile, lo hanno assolutamente diciamo, allontanato dal lavoro, ha subito le peggiori cose e pensate, una cosa bellissima è che quando lui è morto, perché lui è morto appunto nel 2006, il 9 di ottobre, sia Smith che Carlos sono tornati in Australia a portare la bara. E considerate quanto questo, pensate, questo gesto che ha fatto lui, vedete quella cosa che diceva prima, che questo è l'esempio, che diceva prima Novella, lo sport che sì è specchio della società, ma che incide anche sulla società, incide, queste sono manifestazioni che furono, che colsero come una pugnalata dentro l'anima delle persone, che colsero il punto. Pensate che la stessa nazione che ha fatto fare una vita d'inferno a Norman nell'Australia, nel 2006 quando lui è morto, praticamente, nel 2006 quando è morto praticamente è stata, gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato la giornata mondiale dell'atletica, quindi il giorno della morte dell'australiano Norman con la bara portata appunto dai due suoi rivali alle Olimpiadi, l'America ha dichiarato la giornata mondiale dell'atletica. Ecco, io credo che queste siano belle cose, ce ne sono tantissime, tantissime da raccontare, che rendono lo sport una cosa del tutto peculiare e con la stessa dignità di, come possiamo dire, di studio, di ricerca e di archivio, perché è utile a tutti noi, anche perché, come dico sempre, e questo lo dico sempre, avere uno sguardo indietro, e questo lo si fa in mare, ci permette anche di sapere dove dobbiamo andare. Allora, grazie al sindaco e grazie a tutti. E ora ci sono interventi e domande da parte vostra. Siamo qua, abbiamo l'opportunità di avere qua sia Tommaso che Novella a rispondere. Prego, Eleonora. Addirittura facevo l'album Panini in cui c'era la sua foto da bambina quasi. È una curiosità la mia, mi è venuta a mente Marino Bartoletti, giornalista. Che rapporto, cioè, si parla di sport, sport e musica, c'è un rapporto, c'è una relazione, è quello che mi interessava sapere. Ma la musica... Perché Bartoletti è specializzato in tutte e due, ecco perché. Ora, mi è... senz'altro. No, ma ora no, no, però forse la similitudine che mi viene per fare tra sport e musica è soprattutto la capacità, sono due lingue universali che parlano a tutti, non hanno bisogno di traduzione, e quindi penso che questo sia. Poi è chiaro che Marino è anche un po' personaggio e quindi viene come tale, utilizza la sua immagine per anche, poi è un appassionato di musica. Io pensavo invece alle colonne sonore dei film sportivi, no? La marcia di Rocky, per esempio, quella famosissima di Manuel Ferguson, oppure l'idea che
le danze dei Maori, cioè l'idea che la musica sia anche un modo per caricare, a volte vedo che corrono e si allenano ascoltando non so che. Per il rugby, quando fanno tutti quei quelle danze Maori, sì. Ma anche le nostre scherbitrici lo fanno prima delle danze, ne inventano sempre una, quelle però sono scaramanzie. No, gli atleti sì, sempre sì. La musica è anche perché è un modo per rilassarti, un modo anche per concentrarti, hanno tutto, ognuno di loro ha delle colonne sonore diverse che si sentono. Di fare da intermediario. Prego. Si è detto un po' tutto dello sport, no? Quindi deve essere tutto. Si è stato fatto, non faccio una cosa a 370 gradi, ma a 360 gradi, quindi non c'è da dire tanto di più, tanto di più. Mi ha colpito Novella quando dice però anche business. Conclude il nostro sindaco ricordando i fasti del Messico, io quindi è anche politica. Quindi ritornando anche a quello che dicevi, nel 1896 le prime Olimpiadi, è lì che nasce, diciamo, le federazioni e nasce anche il CONI. E c'era anche però il ministro dello sport nel 1896. Nel 27, con l'avvento del fascismo, e questo si sa tutto, sa fu per quel periodo, ricordato anche le Olimpiadi del 38 e via discorrendo, cosa fu il fascismo anche in Italia allo sport. Certamente col fascismo si sciolse tutto, dai partiti alle associazioni, agli enti, alle federazioni, però si impadronì del CONI. Oggi Malagò dice stanno facendo delle leggi sullo sport peggio di quelle che hanno fatto i fascisti. Forse non si ricorda però che le leggi sono ferme al 1942, quando sono state fatte l'ultima legge, erano fasciste nel 1942. Quindi io, negli anni in cui ho praticato un po' anche come responsabile dello sport, diciamo di massa, di un ente di promozione, ho sempre detto che c'era bisogno di una riforma dello sport, certamente, perché si era fermi al 1942. Io mi ricordo solo due ministri dello sport, uno con Prodi, che era Riva, Rivera, scusate. No, Rivera era ministro della difesa, anzi sottosegretario della difesa. Che era ministro dello sport è stato Carraro. Scusami, ma sono un carciofilo, per cui c'era Rivera anche sottosegretario a qualcosa. È la difesa e poi l'ultima la idem con Letta. E speravo appunto che in quei governi con il ministro dello sport si parlasse anche di riforma dello sport. Ora è arrivata questa nuova proposta di legge fatta da questo governo. Non ho letto nulla, ma è solo una cosa che ho visto Malagò che contro il CONI, contro il governo perché sta rifacendo la legge sullo sport, io dico, ritornando indietro, è da tanti anni che si aspettava una legge sullo sport, perché fra l'altro si parla anche, mi sembra, di costituire un ente benessere e salute, dove al CONI si ritornerebbe poi al 1896, dove gli si dice, te CONI, pensa solamente a organizzare le Olimpiadi e gli atleti per portare all'Olimpiadi, gli altri ci pensa lo Stato, il ministro dello sport o questo nuovo ente che si chiamerà benessere e salute. Io non lo so, quindi non ho letto la legge, non so se voi siete a conoscenza di questo. Io avrei preferito fosse fatta da altri governi, però ecco, non so se va in un certo senso, cioè nella crescita soprattutto di quelle discipline che sono un pochino, diciamo, in secondo grado, nel senso che fino ad oggi il CONI ha ricevuto dallo Stato 450 milioni, di questi 450 milioni io non ho mai saputo cosa ci si fa, cosa non ci si fa, a che federazione vengano date e a che federazione non vengano date. Quindi penso che al di fuori di questo, se ci fosse davvero
un ente dove si dice il CONI deve far questo, e giustamente anche come diceva Massimo, qual è la vetrina più bella di organizzare un evento come le Olimpiadi? Avevamo avuto la possibilità a Roma, se vabbè, lasciamo perdere, chiudo, se no vado troppo lungo. Ecco, io vedo questo nuovo disegno di legge, Dio, era meglio se forse l'avevano fatto da altri governi, però come una crescita dello sport, quello minore, quello dove certamente abbiamo bisogno di risorse anche, perché sì, Piombino ora si è candidata per città dello sport, certamente negli anni abbiamo la possibilità di avere anche investito su impianti e altre cose. Ma quanta gente ancora non ha impianti? O che sopperisce con la volontà giusto dei professori o degli educatori a far svolgere attività sportiva? Noi siamo il paese dove inizialmente siamo quelli che i bambini fanno più sport di tutti, però poi c'è un abbandono fra i 16 e i 25 anni che negli altri paesi è molto, molto minore alla nostra. Poi si riprende dopo i 40 anni, dove tutti si riavvicinano allo sport, perché come si era detto prima, lo sport è benessere, salute, è tutto di più. Ecco, io volevo sapere da voi cosa pensate, se era il momento di fare appunto una riforma dello sport. Allora, siccome mi sono occupata di questo fino a ieri sera a mezzanotte, vi posso dire qual è lo stato dell'arte, e non voglio assolutamente commentarla, ma solo dirvi qual è la situazione. La situazione è questa: non è una, allora, quella che viene chiamata riforma dello sport non è una riforma dello sport. Lo sport nel 1944, quando il governo che arrivò dopo il fascismo decise di chiudere il CONI, ci fu questo signore che si chiamava Giulio Onesti e che fu nominato commissario, e anziché chiuderlo ne rese un gioiello invidiato in tutto il mondo. Questo però succedeva negli anni 44, poi fino a che poi è stato per tanti anni presidente del CONI. La situazione attuale è questa: non è una riforma, non è una legge che riforma lo sport, ma è l'inserimento di un comma della finanziaria dove stabilisce la diversità di finanziamento rispetto ad oggi. L'ultima legge sullo sport è stata quella della Melandri, e forse questa, lo dico da sportiva, lo sport avrebbe bisogno di una riforma più complessa. Allo stato attuale questo comma inserito nella finanziaria prevede che il CONI, come lei giustamente ha detto, si occupi solo della preparazione olimpica, mentre il finanziamento alle federazioni avverrà direttamente da questo ente, che andrà a sostituire per nome ma non per competenze la CONI Servizi S.p.A. voluta dal governo Tremonti, dal governo Berlusconi, dal ministro Tremonti. E già di fatto all'epoca fu fatta una divisione tra quella che era l'attività sportiva vera e propria e quelle che erano le attività legate allo sport, ma che è legato comunque al mondo del CONI, che sono gli impianti, che sono l'organizzazione di eventi sportivi, che è lo sport di base, che è territoriale e quant'altro. Questo nuovo ente, questa nuova Newcom, che sarà sempre un SPA, il nome che è stato suggerito è stato Sport e Salute, e questo ha suscitato una serie di ambiguità almeno nel mondo dello sport. L'attuale proposta è quella di dare 40 milioni per la preparazione olimpica, appunto, e invece i restanti, perché il finanziamento totale è di 430 milioni, quindi i restanti 410, scusi, e gli restanti 370 invece verranno
dati, i contributi alle federazioni verranno dati direttamente a questo ente secondo dei criteri che sono tutti da studiare, perché era stato contestato il fatto che il contributo alle federazioni veniva dato sia in base ai risultati, poi c'era un 20% discrezionale che a detta degli attuali governi 2020 è l'anno olimpico, e soprattutto poi l'Olimpiade di Tokyo ha un calendario anticipato, inizia a metà luglio. Detto tutto questo, non è che il CONI sia mai stato fuori dalla politica, okay? Quindi è, diciamo che è una trattativa molto complessa, dove anch'io che la sto studiando e la sto seguendo dal 31 ottobre, vale a dire da quando è uscita la bomba che questo comma sarebbe stato inserito nella finanziaria, faccio fatica ad orientarmi, sia perché non c'è un testo che determini le competenze, sia perché effettivamente lo sport ha bisogno di una riforma e anche ha bisogno di poi che questo comma riformi lo sport, non lo so, perché non c'è ancora un progetto. Io dico che dobbiamo prima aspettare, vedere che cosa è veramente, qual è la struttura che viene data, con quali persone, infatti Giorgetti ha detto noi andiamo avanti perché vogliamo una gestione manageriale. Sicuramente potrebbe essere una cosa positiva da questo punto di vista, poi però c'è quell'expertise che il mondo dello sport ha e che è fatto non solo di managerialità ma anche di una rete capillare che sono i volontari, le società sportive, tutto ha diciamo da una base molto larga si arriva alla piramide. Ripeto, secondo me bisogna aspettare di vedere che cos'è questo progetto, qual è la proposta per poterla giudicare. Dall'altra, forse il margine di trattativa che mi sembrerebbe corretto è quello di posporre questa rivoluzione dopo la data dei giochi olimpici, però farla partire magari dal 1 settembre, dico una data, del 20, e in questo intermedio, in questo tempo intermedio forse c'è anche la possibilità, uno, di passare il know-how, due, di strutturarla magari anche con, salvando le cose buone. Quante donne si sono messe in gioco per essere elette nel mondo dello sport? Posso dire pochissima. Io ho fatto, e Massimo lo sa bene, non dico come, però lasciamo stare, perché lui poi è un governativo e quindi giustamente deve nell'ambito federale deve rispettare certe cose, però io mi sono messa in gioco, sono stata la prima o la seconda dei non eletti, non mi ricordo, in un frangente molto veloce, in 15 giorni ho cercato di portare, però il mondo evidentemente non era ancora preparato ad accettare questa mia candidatura. Calcio femminile, per esempio, che sta crescendo come pochi stanno crescendo per pareggiare il gap con quello maschile, si sta pensando al professionismo anche in quel settore lì, non sarà facile arrivarci, ma si sta facendo, Novella me lo conferma. Quindi questo è lo stato dell'arte dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'osservatore. Poi di dilettanti non c'è più nessuno, non ci sono le protezioni, soprattutto richieste dalle donne, soprattutto dalle ragazze che fanno l'attività di squadra. Però, per esempio, la Federcalcio, che è quella più maschile in assoluto, ha con la nuova presidenza inserito il semiprofessionismo, che può, in cui sono state la Lega Pro, diciamo, quella che era la vecchia Lega della Serie C, sono state equiparate, inserite equiparate alla Lega Pro, non più dilettanti, proprio per creare loro quell'ombrello di assicurazioni, di tutte le tutele assicurative che sono necessarie allo sport, anche perché se prima si faceva in età scolare, poi si faceva altro, oggi lo sport è diventato una professione. Questo sicuramente deve essere fatto, soprattutto
per la base, perché poi gli atleti di alto livello, devo dire che le protezioni se le possono anche fare da soli, perché hanno dei bei guadagni, giusti, sì, ma poi, ce li hanno. Questo sembra di la scossa tre volte dopo. Poi aspettiamo le donne arbitro, perché non ci dimentichiamo che nel calcio le donne arbitro hanno infranto un tabù che si pensava infrangibile fino a poco tempo fa. C'è stata anche una donna arbitro nel rugby. La donna arbitro nel rugby, certo. E ci sono alcuni paesi europei che sono anche più avanti di noi, ci sono donne che hanno buttato in Serie A. Vabbè, questo. Beh, se vuoi dar sindaco. Attenzione. Vabbè, tutto il merito dell'organizzazione degli eventi sportivi che più o meno ne ha avuti e riusciti quasi tutti. Ecco. Allora, quando si fa l'organizzazione, no? In un evento sportivo. C'è sempre un ritorno di far conoscere la città, un ritorno quindi in termini turistici, quindi anche economici, e poi anche per far conoscere una disciplina. E io non so, cioè ci si aspetta sempre qualcosa di positivo. Ora, da non esperta, rispetto all'evento che c'è stato a settembre con Makula, Sì. Ok, no? Lì si doveva battere un record, quindi non sappiamo se i record vengano battuti, non sappiamo se saranno battuti. Ma vedendolo dall'esterno, cioè quell'evento lì si pensava potesse dare un suo record positivo, cioè vedendo quella persona, cioè l'atleta non c'è, non mi sembrava, insomma, comunque forse c'era stato, ma ci si aspettava davvero che potesse. Ah, vabbè, una cosa tecnica. Ah, no, va bene. No, vabbè, mettiamo il. Allora, il fatto che qualche ombina è stata conosciuta. Quello che è stato. Allora, infatti, io volevo puntualizzare questo. Noi abbiamo avuto con quell'evento un. Sì. Abbiamo avuto con quell'evento un'ora di diretta sulla rete nazionale. Che parliamoci chiaro, costa se dovessimo. No, lo dico perché sennò se si dovesse pagare a livello di. Vi dico che la RAI quando venne, forse se lo ricorda Tommaso, che autoprodusse i campionati europei del 2012, quell'evento con 15 o 16 persone per 7 giorni, se non vado dato, voi eravate, te, Luca Sacchi, c'era anche Elisabetta Caporale, poi c'era regista, videologista e 13 o 14 operatori, perché c'erano 5 telecamere, è costato tipo 250, ma stiamo parlando del 2012, 250-260 mila euro. Ma non è allora, perché eravamo noi che si mangiava parecchio, no, il costo del satellite, no? Ma c'è il satellite, va bene, era autoprodotto. Cioè pochi secondi ripetuti per un mese, una volta al giorno, costano centinaia di migliaia di euro. Non un'ora di diretta è un valore commensurabile. Noi qui abbiamo fatto la. Quindi l'obiettivo per noi era accostare, perché c'è stato sia quello prima che quello dopo, non era solo il momento del record, che tra le altre cose, come sapete, era un record e se andava bene durava uno spettacolo di effettivo di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Quello che ha funzionato era che erano mesi che in tutta Italia si parlava di Piombino in senso positivo e dell'accostamento tra questo tentativo molto sui generis dei record del mondo in apnea orizzontale in acque libere, si chiama così, in acque aperte, e la città di Piombino. Quel giorno non l'abbiamo prezzolato, ma il regista, il commentatore che non mi ricordo, ci siamo, ha parlato di Piombino, eccetera. Quindi per noi l'obiettivo era raggiunto. Per quanto riguarda invece quanta possibilità avesse Makula di farlo, questo francamente non lo sappiamo. Siamo di fronte a una persona che ha fatto 39, se non vado errato, record del mondo, 29. Record del mondo, una persona che ha raggiunto anche tuttora con le sue problematiche fisiche, ha delle capacità di apnea enormi. Ha fatto delle ricerche, è uno dei pochi e lì ci sono anche
delle grotte sotto Roma, sopra Roma, dove è stato il primo a immergersi, e anche perché c'è proprio una problematica anche psicologica di andare praticamente in un tunnel sottoterra strettissimo, e quindi collaborando con istituti di ricerca di medicina sportiva, eccetera. Anche io ho sempre pensato che il fisico non fosse quello giusto, almeno al momento. Però sapete, guardate, io mi sono fidato perché ho sentito così parlare tanti dei nostri, ma dice qui i nostri pescatori fanno e lui di là. Io ci sono dei ragazzi che lo hanno seguito negli allenamenti, ha fatto poco come allenamento, non abbiamo mai visto in realtà estensioni molto lunghe, però i ragazzi che lo seguivano, che subacquei fotografi di buon livello, hanno detto che questa persona è nata nell'acqua. E siccome conosco l'acqua è un elemento molto importante, dove delle caratteristiche fisiche sono maggiormente più importanti rispetto invece alla terraferma. Io ho sempre pensato e credo tuttora che se si con la giusta fortuna forse ce la fa. Ripeto, per noi è stata una bellissima avventura, abbiamo avuto un ritorno fantastico nei giorni prima e anche durante la trasmissione. La gente a me mi ha chiamato da tutta Italia dicendo che il commentatore non stava altro che dire che quell'effort si poteva fare, l'avete sentito, quello l'hanno sentito decine di migliaia di persone, anzi centinaia di persone in tutta Italia, che quel record, le acque di Piombino erano particolarmente indicate perché erano limpide, perché erano chiare, perché c'era un fondale, eccetera eccetera. Quello ha un valore incommensurabile, e già che ci siamo, il ritorno è anche nel percorso. Noi perché oggi, per esempio oggi, abbiamo fatto reso possibile un evento che noi abbiamo inserito dentro il percorso della Città Europea dello Sport. Ebbene, nella Città Europea dello Sport c'è un ritorno diretto e un ritorno indiretto. Tra l'altro cosa voglio chiarire, Tommaso lo sa, lo dico anche a Novella, che io sono assessore dello sport da un po' di tempo e che per primo nel comune di Piombino, ma penso anche in tutta la Toscana, Claudio lo può dire, il nostro referente CONI, segretario della giunta provinciale del CONI, lo può dire, già nel 2005 noi abbiamo fatto un apposito modulo dove praticamente per gli eventi importanti noi diamo il modulo agli organizzatori e loro ci devono mettere tutta una serie di dati. Per tutti gli eventi di Piombino 2020, tutti debbono richiedere, sottoscrivono un piccolo accordo, un piccolo, non dico contratto, e ci devono dare delle notizie, tutti i dati che ci permetteranno di sapere quanto ogni singolo evento ha reso in termini anche diretti, sia dal punto di vista del ritorno economico in città, ogni singolo evento. Considerate sempre il sottoscritto, questa cosa l'abbiamo fatta nel 2006 con i campionati italiani di pattinaggio, l'abbiamo fatto nel 2011 con il Giro d'Italia, l'abbiamo fatto nel 2012 con i campionati europei. Noi facciamo per i grandi eventi questo, un'apposita delibera, cioè una delibera di giunta comunale, dove si scrive cosa si è fatto, i soldi che si sono spesi e attraverso dei parametri che abbiamo. Tra le altre cose ci sono tanti meccanismi, ad esempio per ogni c'è tutta una una letteratura in merito, per ogni visitatore straniero spende tot, se ci sta tot, eccetera eccetera. Vi posso garantire che abbiamo un record che è quello equivalente, soprattutto mi sembra, sia ai campionati europei che agli ultimi, dove praticamente siamo un rapporto tra quello che è stato speso da noi, perché quello che spende il comune è sottratto, diciamo, è spendere bene quelli che sono le finanze che abbiamo a disposizione, appunto, per fare tutti gli eventi. C'è un rapporto di 1 a 7, 1 a 8, cioè vuol dire se si spende 1 entrano in città 7 o 8, se si è speso 10.000 euro entro in città 70-80.000 euro, che è una cosa virtuosissima,
virtuosissima. Quando in letteratura si ha un ritorno di 1 a 2, 1 a 3, siamo già quasi nel fantascientifico, e noi le potete scaricare tranquillamente. Abbiamo questa, questa cosa, e tra l'altro posso dire, cioè c'è Stefano Ridi che è uno degli responsabili organizzativi di questa cosa, è stata presa dalla Regione Toscana questo meccanismo come, come esempio per trattare l'ambito del turismo sportivo. Quindi il funzionamento del Comune di Piombino attraverso questa cosa è stata presa dalla Regione Toscana e verrà promozionato a breve negli ambiti turistici, proprio perché c'è uno studio su questo, cioè non si va a improvvisare. È chiaro, poi ripeto, le considerazioni che tu fai sono considerazioni che sono condivisibilissime. Sì, sì. No, no, ma grazie, allora spero di averti fatto un assist per poterlo spiegare a tutti. Era soltanto l'altra parte che comunque da piombinesi, no? Sì, sì, non conosce Piombino, è ovvio che sia stato un bel ritorno perché c'era un bel mare, perché la giornata era bella. Da piombinesi che già in aspettativa è chiaro, è chiaro. Tutti noi avremmo voluto che facesse quei famosi. Giulio Guazzini. C'era Giulio Guazzini, sì, sì, bravissimo, molto professionale. Anche se io sono sempre abituato alla voce, la parte acquatica, alla voce di Tommaso. Però sì. Poi c'era un'altra domanda, mi sembra. Sì, Armando Manzani. No, prima c'era Paolo Rubio. No, volevo soltanto portare una piccola testimonianza, tornando alla domanda iniziale, perché poi il filone è dedicato agli archivi, e abbiamo parlato di archivi video e sicuramente la risposta c'è, le techerai sicuramente saranno la miniera quasi inesauribile, archivi fotografici importantissimi. Io per motivi professionali spezzo sempre una lancia a favore di archivi e biblioteche, sembrano due mondi totalmente separati, ci si c'entra con lo sport. Beh, volevo portare appunto questa piccola testimonianza che fra i più accanniti frequentatori delle biblioteche, anche se è una piccola minoranza ma importante, sono gli autori di libri di storia dello sport, perché la fonte quasi unica, al di là delle fredde statistiche che immagino avranno le società sportive e CONI, sono le cronache dei giornali. Quindi per ritrovare come fonte primaria notizie sugli eventi più importanti della comunità locale nel campo sportivo, che sono importantissimi, immagino tutti i piombinesi ricorderanno la mitica vittoria del Piombino contro la Roma nel Serie B nel 56, mi pare, insomma negli anni 50. 18 novembre 50. E francamente chi più dei giornali possono costituire una fonte. Ho citato prima il libro di storia del basket piombinese, ma c'è Andrea Raspoli che ha scritto il libro sulla storia del basket di San Vincenzo, Benedettini al Campiglia, 100 anni di calcio. E quindi l'importanza della carta stampata e quindi dei relativi archivi è fondamentale. Mi ricordo un'esperienza personale qualche anno fa, per esempio, fui contattato perché c'era un autore che cercava notizie di un'esperienza pionieristica di una squadra di calcio femminile a Venturina, una delle prime. E chi altro che se non questi giornali possono dare notizie della nascita di questi sport, magari allora minori, che poi non saranno più minori. Quindi un auspicio, solo per chiudere questa piccola testimonianza, è che magari sia col pubblico che per esempio anche fondazioni private eccetera, che potrebbero dare un importante apporto per salvaguardare questa memoria, sarebbe uno sforzo di digitalizzazione delle cronache, che sarebbe un archivio importantissimo di fonti di notizie per costruire la storia dello sport, perché le cronache locali hanno una componente di storia dello sport che è importantissima per la storia della comunità locale. Guarda, con me sfondi una porta aperta, perché parli con me che quando si è laureato la tesi, il titolo sarebbe tuttora estetica dello sport, estetica del calcio, quindi il tipo di lavoro che ho fatto si basava soprattutto su quello che dici tu, emeroteca piuttosto che biblioteca. Il problema che ho provato a far trasparire io è che è inutile che ci siano le teche RAI se non ci sono anche le teche Mediaset, perché non è che c'ha tutto la RAI, e quindi il discorso è come si creano
gli archivi. Digitalizzazione è un suggerimento, ma come si creano i collegamenti tra gli archivi affinché tutto abbia lo stesso codice e sia facilmente contestualizzabile e rintracciabile, se no è inutile che ce l'ho Tecarai se non ho un archivio da poter consultare su una roba, su un evento che la RAI non ha. La catalogazione è fondamentale. Esatto. Armando Mazzè. Sì. Io sono uno degli insegnanti di liceo sportivo qui a Piombino e abbiamo tanti ragazzi che fanno sport, la totalità, alcuni anche a livello alto, io stesso seguo in atletica un paio di atleti diciamo di livello nazionale nelle categorie giovanili. Volevo fare una domanda a Novella Caligaris, essendo un atleta vissuto lo sport a tutti i livelli, a partire dal giovanile fino all'alto livello del campionato del mondo. A volte si fa fatica a far capire ai ragazzi quale deve essere il giusto approccio allo sport in relazione alla scuola. Cioè, spesso e volentieri si sente parlare questi ragazzi troppo, secondo me, di sport e subito specialisti, come se avessero davanti soltanto quell'obiettivo. Invece io sono convinto e sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Novella Caligaris, che sport uguale cultura e che debbano andare di pari passo. Però secondo me c'è sempre questa difficoltà ai ragazzi a far capire che lo sport è un momento della vita e che bisogna prendere fare delle scelte e anche avere un approccio, secondo me, il più possibile corretto. Volevo sapere da Novella, che ha vissuto appieno sia nel giovanile e poi appunto all'alto livello, qual è il giusto approccio che i ragazzi dovrebbero avere con il mondo dello sport? Agonistico. Questo è il punto fondamentale. Cioè, io dico sempre che lo sport è come lo yogurt, ha una scadenza. E quindi ti devi preparare a quello che verrà dopo, non con ossessione, per carità non deve essere un'ossessione, però è così. La vita, lo sport è una parentesi importante, formativa, ma è una parentesi della vita. E l'errore più grande che può fare un atleta, un allenatore, un genitore, è pensare che lo sport deve essere l'unica via, perché in quel momento dà soddisfazione, e spesso purtroppo viene anche vista in maniera business. Può essere una professione che ti darà una sicurezza per tutto il mondo, per tutta la tua vita. Questo a parte che è impossibile, perché dovendo soprattutto da giovani c'è una metamorfosi del fisico che comporta cambiamenti dove spesso chi va forte da giovane poi magari non va forte da grande e viceversa. Ma poi può succedere di tutto. Arrivare e soprattutto cosa succederà dopo. Quindi, e c'è un altro aspetto fondamentale, devo dire che io ho un grandissimo allenatore che era Bubi Dennerlein, che diceva innanzitutto che lui voleva, io mi allenavo con la nazionale maschile, e diceva sempre che lui vuole prima gli uomini e poi gli atleti, dicevo che sono donna, dice tu stai zitta, mi diceva, ma a parte la mia famiglia non me l'avrebbe mai permesso. Ma comunque io ho sempre fatto lo sport e la scuola. Quando io ho fatto il record del mondo avevo 19 anni e anzi 18 per l'esattezza, e avevo fatto la licenza liceale, ho preso il massimo dei voti a luglio e a settembre ho fatto il record del mondo. E spesso mi sentivo dire viceversa da persone che, perché poi lo sport, se uno parla con chiunque, dice anch'io ero fortissimo, ma poi sai, ho scelto di fare l'università perché non avevo più tempo. Io ho detto male, vuol dire che non sapevi organizzarti. Cioè, le due cose non sono antitetiche, assolutamente sono complementari, anche perché avere due chance è estremamente importante. Se non ti va bene una, ti può andare bene l'altra, ma anche giornalmente. Prendi un bel voto a scuola, sei andata male in allenamento, beh, il giorno dopo prendi un brutto voto a scuola, vai bene in allenamento. È una compensazione, sono vasi comunicanti che ti aiutano e ti aiuteranno per tutta la vita. Il bagaglio che ti dà lo sport ti servirà nella vita, altrettanto quanto il bagaglio che ti dà la cultura e quindi quello che deve essere il tuo futuro.
posso conservare la memoria, perché attraverso gli archivi si può conoscere l'attuale, la nostra situazione, ma non la conosciamo se non conosciamo il nostro passato. Quindi per questo vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per quello che ha fatto il nostro archivio e la dottoressa Pierrivo per come lo sta organizzando, particolarmente per l'anno scorso che sta organizzando questi incontri sugli archivi. Sono vari aspetti. Detto questo, vorrei passare all'altro argomento. Di come è stato detto dai relatori, giustamente, che lo sport è lo specchio della società, ma come anche lo sport influisce nella società stessa. I due esempi portati dal nostro sindaco sono per me emblematici. Socialmente, per quanto riguarda i rapporti tra Jesse Owens e Long, il 36, e politicamente, per quello che avvenne alle Olimpiadi del Messico, quando due negri che conquistano la medaglia sul podio, mentre l'inno nazionale americano sta invadendo le case del mondo, alzano il pugno vantato di nero. Quella è una manifestazione politica che è stata diffusa in tutto il mondo. Ma pensiamo anche ad altre accezioni nelle quali lo sport dà il proprio contributo, cioè influisce nella società. Si è parlato della moda, ma ci ricordiamo quando le tenniste dovevano gareggiare con la gonna pantalone e da un certo punto venne fuori l'idea pericolo. Con un gonnellino si faceva intravedere le mutandine trinate sotto. Fu quasi uno scandalo, ma fu una cosa eccezionale. Prima di tutto per l'emancipazione femminile, ma anche per la criticità dello sport che stava attuando. E per la moda. Sono passati più di 50 anni, ma ora le tenniste hanno sempre quel gonnellino. Ci sono influenze eccezionali. E questa è un'influenza della moda, della società. Un altro episodio formidabile nel lato politico, quello che aveva passato, l'apartheid aveva avuto quello che purtroppo ce lo ricordiamo tutti, aveva avuto, e organizza tutta la struttura del campionato del mondo di rugby. E il Sudafrica vince la Coppa del Mondo. Fu quello un episodio che fece risaltare all'occhio del mondo la presenza di questo nuovo Stato che veniva fuori da una società spaventosa di apartheid. Il dottor Bigozzi ha commentato quei bei filmati, uno della Pellegrini e uno della dottoressa Raigaris. Io per età ero davanti al televisore quando lei fece quel record. E già allora quel commentatore sembrava che leggesse una nota della spesa, non partecipava. Dice cose più banali, permettetemi di dire più stupide. Se da affrontare al calore, alla foga, alla presenza di un Galeazzi quando il canottaggio si potrebbe bagnare, davvero lì vedendo spuntare dal dottore e abbracciare. Ecco la differenza di come si trasforma anche il tipo di giornalismo che si fa. Ecco, volevo solo dire che lo sport, sì, forse non è preso nella giusta misura dalla massa, però è una forte componente della vita sociale di tutti i popoli, perché influisce sia nella moda, come è stato detto, nella politica, nella socialità, come
ci ha ricordato il nostro Signore, e questi esempi. Solo questo, grazie. Con la porta aperta, pensate con lo vecchio. È una domanda, cioè mi allaccio a Gara. Anch'io sono un insegnante di scienze motorie. Secondo voi, che siete a contatto con le persone che perlomeno stanno nelle stanze del potere sportivo, chiaramente, perché in Italia non siamo ancora capaci di fare iniziare, anche per aumentare la cultura sportiva, l'attività motoria con dei professionisti fin dalle elementari? Voi, che io sono stato per caso in Spagna, avevo un appartamento vicino a un campo di atletica e di un campettino di pallacanestro. Dalle 8 la mattina ci svegliavamo piacevolmente, ma però fino alla sera alle 6 e mezzo, alle 7 c'era o la prima fascia primaria o la secondaria, per i più grandi ci giocavano a rugby, ci giocavano a tutto, anche a hockey. Le inventavano un po' come si fa noi anche in Italia, però perlomeno era vissuto dalle 8 la mattina fino alle 7 la sera. Cosa che in Italia è difficile perché le scuole non hanno tutti questi spazi, chiaramente. Però ecco, tornando anche all'abbandono precoce, forse manca la cultura. Si cerca il campione subito, si fa fare uno sport solo, il bambino ha subito rigetto e finisce. Spesso alle superiori, anche magari cioè, la componente femminile soprattutto, non partecipa perché o si vergogna o ha già provato o già hanno avuto insuccessi, dice questo ormai per me è già un vissuto negativo. E quindi poi magari si perde anche la possibilità di poter praticare lo sport, tornando a sport e benessere, anche nell'età adulta magari. Cioè, per sapere se si sente perché, perché in tutti gli altri sport vedo che riescono a fare sport fin dall'inizio e anche come culturalmente, lo sentiamo anche qualche calciatore, solo in Italia il tifo ha così questi aspetti negativi, mentre in America ti metti a sedere accanto a uno di Chicago Bulls o di New York, se uno fa canestro si danno 5 e finisce lì. In Italia dobbiamo anche pagare le forze dell'ordine per poter garantire alla famiglia di andare allo stadio. Secondo voi perché non siamo ancora riusciti a fare questo? Secondo me dietro il problema. La famiglia all'università, nei seminari, al lavoro, che nella maggior parte dei casi, quando il ragazzo, il bambino, nelle occasioni che ha per poter praticare sport insieme con l'andare a scuola, torna a casa, i genitori nel 80% dei casi non gli chiedono ti sei divertito, gli chiedono che hai fatto, cioè hai vinto, hai perso, hai fatto gol. E dietro a questa domanda, dietro un'indagine statistica, probabilmente c'è una parte della risposta che poi è la considerazione che hai fatto tu, cioè c'è un problema culturale che non è facilmente modificabile, e questo è quello che aggiungo io in più, purtroppo, visto il lavoro che faccio e visto quello che vedo. Non so se me la deve aggiungere una parte, ma la componente culturale è forte nel problema. Sì, però economica non si vuole investire fin dall'inizio, no? Lì si entra in un panorama però che è complicato dopo. Sarebbero spesi in vista di magari. Sì, però dopo il panorama economico qui ci sono, c'è cioè, novella che insomma, CONI, adesso è molto cosa. Io del CONI non ci sono, quindi però seguo la politica. Esatto. Allora, il discorso è fondamentale, prima di tutto è, diciamo che la generazione, forse la mia, ha avuto questo, diciamo la mia generazione come genitore, ha avuto il problema oppure che chiaramente non mi riguardava, però di molti che hanno avvicinato i figli allo sport che volevano fare loro e che non hanno fatto, cercando per un narcisismo secondario, e quindi cioè non ci sono riuscito io, quindi ti scelgo io lo sport e tu devi riuscire a fare quello che non ho fatto io. Quindi intanto senza analizzare minimamente se questo si divertiva, giustamente, due, se aveva le capacità di affrontare quello sport, e tre, dandogli una responsabilità enorme. Risultato, abbandono, con scene isteriche in famiglia. Che cosa succedeva? Io vi racconto un episodio che è successo a mio figlio, il quale dice che il suo DNA è molto stanco e quindi lo sport non lo farà, perché ha già dato.
E quando lui andava, chiaramente l'ho messo in acqua a 3 mesi e poi gli ho fatto fare, per un fatto di sicurezza, il nuoto. Bene, le ragazze che nuotavano con me incitavano i figli a battere Luca, va bene? Tanto che un giorno lui tornò a casa e mi disse: io non voglio fare più nuoto, voglio fare basket. Ho detto: guarda, per carità, andiamo a vedere. Ma perché? Cioè, perché tu sei piccola, quindi a basket nessuno mi rompe le scatole. E così venne fuori l'episodio. Questo è un problema, giustamente, come ha detto Tommaso, perché è più culturale. Ma il vero problema è che se lo sport non entra nella scuola, un'altra cosa, nella nostra Costituzione, abbiamo parlato di riforma della Costituzione, abbiamo parlato di tante cose in questi anni, no? Ma la parola sport non c'è. Il diritto allo sport non c'è nella Costituzione italiana. Allora noi dovremmo innanzitutto mettere questa parolina magica dentro, che darebbe anche un significato culturale a tutto il movimento, e poi fare materia obbligatoria nella scuola. A quel punto, andando ad avere una generazione più sana, prima di tutto, sarebbe molto più democratico, e poi lascerebbe veramente il bambino a scegliere lo sport, perché la gente sceglie lo sport o per il narcisismo secondario o a seconda dell'impianto più vicino o a seconda di quello che fa il figlio dell'amica, e possibilmente il figlio o la figlia lo deve battere, perché così ha una piccola, magari quella più carina andrà e bacia il figlio e diverso, cioè il competitor, no? La competizione che viene fatta attraverso i figli. Questo è il punto, ma qui arriviamo ad un problema politico, cioè se appunto lo sport non entra nella Costituzione, se non facciamo questo passo in avanti, poi il problema degli impianti è un problema, ma è anche un finto problema, perché voi che siete insegnanti di educazione fisica sapete perfettamente che l'utilizzo della palestra fuori dagli orari scolastici non è fatto se non attraverso convenzioni particolari con la provincia, che prevedono che però puoi avere fare un progetto, un programma, e comunque lo fai alla società sportiva, che poi devono, che poi giustamente devono far pagare, perché non è che sono, cioè è finita l'epoca dei mecenati. Vabbè. Per cui il problema c'è tra noi. Sì, anche tra voi, giustamente. Già abbiamo fatto l'attività sportiva. Noi abbiamo 20 ore annuali cada uno da destinare all'attività pomeridiana. 20 ore. Da fare una carta. Poi vogliamo si faccia tutto, ovviamente. Lo facciamo anche. Però questo è un problema culturale, ma anche politico. Fino a che non risolve. E questo sarebbe, noi avremo, se oggi abbiamo questi risultati, con l'ultima, siamo forse la nazione con ultima, credo ci siano poche nazioni dopo noi che non hanno ancora l'insegnamento obbligatorio nello sport. In Francia non fai l'esame di quinta elementare se non fai lo sport, non fai l'esame di maturità se non fai lo sport. Cioè è un fatto culturale ma anche politico. Se non si inizia da lì, e sarà per le generazioni, però come io dico sempre, ma sai, bisogna iniziare, se mai inizi mai arrivi all'obiettivo. La battaglia che io faccio da, come sentite, dal mio pervoramento da tantissimo. Più dolcetto di noi, insomma, ascolti. Cioè, voglio dire, noi quando abbiamo lavorato nell'altro progetto della dirigente per preparare il liceo sportivo, ci abbiamo lavorato molto. Perché nonostante abbiamo una nostra carriera sportiva, le nostre discipline, per caso siamo tutti atleti, insomma, siamo riusciti a iniziare lo studio. Beh, nessuno è perfetto. No, però abbiamo veniamo insomma dall'atleta, però nel nostro periodo, quando noi eravamo giovani, noi si faceva tutto, perché noi si passava giornate intere alle cucine a giocare a basket, si giocava a pallavolo, si giocava. E abbiamo fatto la nostra università in questa maniera qui, facendo tutte le discipline. Ora, la realtà che abbiamo incontrato con la scuola, passando gli anni, è proprio quella che le famiglie spesso, quando gli propone anche una cosa diversa da quello che la famiglia o la famiglia ha deciso o la ragazza ha deciso, ti vengono a dire, ma mio figlio fa basket, perché deve fare il salto in alto? Perché mio figlio fa pallavolo, perché deve fare o 100 metri o l'avverso, deve fare quell'altra disciplina, o basket o quell'altra?
Perché noi facciamo questo, oggi facciamo tennis, se faccio questa disciplina me le gambe mi si appesantiscono, io invece lo sportivo andiamo in piscina. Cioè dei ragazzi il giorno dopo sono venuti e ho detto l'allenatore mi ha detto che io la piscina magari se la faccio un po' meno perché mi stanco. E io gli ho detto scusa, ma che discorso è? Ha detto sì, perché sai, il pomeriggio mi ha visto un po' stanco e mi ha detto se avevo fatto la mattina. Questo è il discorso, cioè, a parte non lo fare, ma te fai più bene, cioè, fare 10, poi si parla di 10-15 maschi in un'ora e mezza, cioè, siamo a dei livelli, io devo dire, no, nuoto di fondo non lo faccio, però io dico, ecco, noi siamo di fronte a delle realtà anche sul Piombino che troviamo, e credo siano da tutte le parti, parlando anche con lei, dei corsi, ora il professor Mazzani è più bravo di noi, va anche all'aggiornamento, quindi ha parlato, è andato, cioè, ha fatto l'aggiornamento, bravo, e lui tocca andare, tocca fare l'aggiornamento, che poi, e comunque la realtà, confrontandosi anche con i colleghi, è proprio questa, cioè le nostre, le difficoltà dello sport in Italia sono proprio quelle di vedere lo sport scolastico come una noia allo sport che decidono di fare loro il pomeriggio, al di là del fatto che il liceo sportivo è un liceo scientifico, quindi noi si spiega bene, se no ci sarebbe anche il mondo a scuola, perché è facile andare a promuovere un liceo. Oh, qui si gioca sempre, sono secondo me, tutto l'anno si studia e ci sarebbe il mondo di vivere, però non è la realtà, perché poi la cultura sportiva non tutti faranno atleti, non tutti faranno... Ma anche se fanno gli atleti poi... Ma non parlo, ci siamo passati tutti, cioè noi siamo stati di 3 anni, insomma, 2 anni e mezzo le fiamme gialle sulla Ostia a Roma. Sì, si vedeva gente anche più brava di noi, però io non lo so, ho finito. Comunque non c'è speranza di vedere educazione fisica elementare. Poi, ma sì, c'è speranza, a livello politico c'è questa speranza. Non c'è proprio la volontà di poter. Secondo me ci vorrebbe un insegnante per il circolo. Però il politico ora, se avrò letto una realtà di questo nuovo ministro, diceva, però non ci incastra la politica, perché ci incastra l'idea di mettere un docente di laureato in scienze motorie di ora che va in un circolo didattico, bene o male la cosa non organizza. Volevo poi intervenire anche io sul punto. E poi finisco con due cose sull'archivio, perché siamo già all'archivio. Io ho avuto con il professor Mazzani, eravamo a Roma nel 2012 o 2013, alla finale del Torneo al Centro. Ragazzi, giocano a calcio, ma di quasi tutta Italia, a parte la nostra squadra, quasi tutta. La premiazione la fece Gianni Rivera. Io dico, ma c'è Gianni Rivera che faccia il mando e fa la premiazione, tutti contenti. Lo dico ai ragazzi. Cioè io rimasi, ma come? Allora lo dissi poi ai genitori, i genitori dicono no, ma nessuno, ma non solo della mia squadra, della mia scuola, di anche delle altre scuole, rimasi un po'. Se non che io 2 giorni dopo, tornando a scuola, cercai su internet, c'era Federico Buffa che gli fece vedere la finale dei mondiali del 70, mi sembra filmato bianco e nero, e mi resi conto veramente che nessuno conosceva nemmeno quella famosa finale 4-3, perché nemmeno nel film semifinale. Sì, ma poi il Buffa fece anche la finale, quella del Sicrezzi, sembra adesso. Ma nel filmato c'è tutte e due, sia la semifinale che nella storia. Ecco, e poi, vabbè, vedere il film sulla storia di Jesse Owens, perché poi io facevo proprio 100 metri. Effettivamente sulle prestazioni c'è anche dal campo, perché Jesse Owens e 10 metri su quella pista si faceva le due con le mani per senza partire blocco. Senza blocco. Vabbè, sarà stato tutto un po' particolare, però per Ruti, Neducero. Insomma, oggi le piste sono tutta la cosa anche rispetto a quando correvo io, quindi potevo fare anche meglio di tempo con le piste di oggi. Però ecco, Dio, c'è proprio una cultura che dice di ricerca, che noi quando possiamo la facciamo sull'archivio. Sportiva, perché poi ragazzi quando finirà il liceo sportivo l'idea dello sport la dovranno avere. Finisco. Però il discorso è complicato perché c'è una cosa che chiama l'altra. Quello che diceva la novella prima non è uno scherzo, non è assolutamente da sottovalutare, è la parola sport, il diritto allo sport, perché nel momento in cui lo Stato ti garantisce il diritto allo sport, deve garantire gli strumenti con annessi e connessi, e tra questi annessi e connessi e tra gli strumenti non ci sono soltanto gli impianti, ci sono i docenti con un certo tipo di preparazione del corpo docente,
e ci sono anche le condizioni che devono essere a quel punto per tutti i ragazzi allo stesso modo. Non è che chi si può permettere di pagare una piscina ci va e chi si può permettere le scarpe da calcio se le mette. A quel punto lo Stato ti deve garantire per tutti il diritto allo sport, e poi ognuno sceglierà il suo sport in base a quelle che sono le proprie vocazioni e i propri interessi. Però ho capito perché ti dicevo è complicato, perché oltre che un problema culturale dietro poi c'è anche il problema politico che chiama a cascata tante cose. Volevo intervenire un attimo anch'io, perché sono provato tante volte, però non ci sono riuscito. Perché poi noi abbiamo delle aspettative anche dei ragazzi dello sport che stanno anche praticando, e l'aspettativa è talmente alta, ma è alta in quel momento lì, perché ci sono ragazzi che hanno uno sviluppo precoce. Ci sono ragazzi che giocano a basket, uno mi ha detto l'altro giorno che ha fatto 39 punti a partita. Io cioè, non posso dirgli che non potrà farli tra 3 anni, perché ha già dato. Cioè, un ragazzo è alto 1,75, a 15 anni fa 39 punti a partita e c'ha già magari lo sviluppo avanzato. Io non gli posso dire, no, non gli posso dire che lui ne fa 39 quando ha 20 anni. E l'aspettativa invece è quella. Però il discorso è sempre quello. Volevo dire, fare un altro sport, provare un altro, ecco perché Dio, bisogna provarne tanti. Quando uno è forte da ragazzo, ci sono tre possibilità perché è forte. O che c'ha uno sviluppo precoce, o che c'ha un allenamento superiore alla sua età, o terzo, bravissimo, che sia un talento, capito? Però queste due sono molto in mano a quelli, a voi, gli educatori, alle aspettative. Ma noi siamo in mano all'allenatore. Noi siamo in mano all'allenatore. Cioè, vedere la scuola come la nostra da noi allo sport, io non ci fido nemmeno io. Comunque l'avete aperto tardi questo, diciamo, scientifico sportivo, a mio tempo in c'era, io arrivavo di corsa. Anche nostri, infatti io andavo qua. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Mi riscrivo, ci ritrovo. Vabbè, l'appunto è questo, io prendo spunto da quella che è l'attività. All'isola d'Elba si fa, come si fa nel tutto adesso della provincia, il gioco sport. Il gioco sport è un'attività multidisciplinare che può partire dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria in particolare. E il concetto è quello che lo diceva prima l'Olimpionica, novella Garis, che è il bambino che sceglie lo sport e non l'inverso, e non il contrario. Si sono permesse già alcune maestre di dire: ma io vorrei questo sport qui. Non sei tu che vuoi questo sport, è il bambino. Al centro del progetto c'è il bambino, per tutti noi, e noi tutti insieme fare rete per far crescere questo soggetto, che è quello al centro di tutto. Nella società sportiva, nella federazione, nel CONI, al centro c'è il bambino, sempre. Allora, prendo l'esempio dell'Elba, nel fare il gioco sport siamo riusciti a farlo fare in 5 comuni rispetto ai 7, che sono già molti all'Elba, perché sono molto frammentarie e frammentate le culture nei vari comuni. Questo vuol dire che quando siamo arrivati, parlavo questo pomeriggio con la maestra del comune di Marciana, mi diceva: ora si comincia anche con il rugby quest'altra settimana, con il basket siamo contentissimi perché i ragazzi, i genitori, noi stessi insegnanti, noi maestre di scuola, siamo contenti perché si vede in questo paese che non pesino, che conta, non so quanto conterà di abitanti, forse non arriva a 1.000 abitanti, trovare questo aspetto, diciamo, che porta gioia, portato qualcosa che i ragazzi hanno la possibilità. Purtroppo non possiamo portarle tante, perché dobbiamo portare le attività sportive presenti sul territorio, o comunque possibili sul territorio.
ne abbiamo portate tre, ma facciamo le rotazioni in modo tale che vanno prima in una classe, poi una seconda rotazione in altre classi, in modo che si faccia un circuito tale da poter consentire al bambino di dire: ho provato questo babbo, ho provato questo mamma, ho provato questo, in modo tale da, ecco, che sia lui e far entrare il concetto che è il bambino che sceglie lo sport. Il problema del genitore, io non vorrei nemmeno chiamarlo problema, perché il genitore è una parte fondamentale, diciamo, del concetto, e quindi è l'altro aspetto, diciamo, educativo per la formazione del bambino. Come aspetto educativo è lo sport e come aspetto educativo è la scuola. Ecco, questi sono i tre punti chiave che devono portare tutto il movimento a portare che cosa? Arrivare a un fine che non è quello dello sport. Il fine dello sport è un mezzo, cioè lo sport è un mezzo per arrivare a un fine. È quel fine di portare il giovane, il bambino, a una maturazione diversa, a una maturazione più opportuna rispetto a quello che sono le aspettative che noi possiamo avere, portarlo sin dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria, continuare con la scuola, con le scuole medie, con le superiori, che c'è il liceo scientifico e questo può darci una mano. Domani sera noi a Palazzo Appiani facciamo un incontro con i genitori, cioè è una parte di corso che è cominciato un mese fa. Una degli aspetti di domani sera sarà il rapporto con i genitori. Se con i genitori la scuola e, diciamo, la società sportiva non ci fosse sintonia, probabilmente il ragazzo perde il riferimento, e per riferimento può andare a finire magari con le abitudini del gruppo dei pari, e allora lì sarebbe un discorso da rivedere e da riportarlo. Ecco, certamente non c'è nella Costituzione quella famosa parolina che parla del diritto e parla che si deve fare, però dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare con l'aiuto particolarmente significativo degli istruttori, degli insegnanti di educazione fisica o comunque sia scienze motorie che sia, perché per le prime e le seconde classi ci sono dei provvedimenti anche, diciamo, di natura politica, sportiva, di sport di classe o alfabetizzazione o compagni di banco, che portano l'insegnante stesso di scienze motorie per le prime, le seconde e le terze classi delle scuole primarie. Per le quinte, per le quarte e le quinte c'è il problema di dare un indirizzo all'attività sportiva, per poi proseguire con le medie. Ma in quel momento il ragazzo o il bambino dovrebbe aver trovato un percorso cioè specifico su quella che è l'attività, perché, diciamo, il sistema nostro comprende la società sportiva, la quale società sportiva è quella che tiene in piedi tutta la baracca dello sport nazionale, perché è da lì che nascono le cose, è dalla base. Quindi, voglio dire, si fanno, questo deve portare a far crescere e maturare la persona nel tutto il suo percorso, per poter trovare e fare dei corsi ai genitori, per portare anche loro stessi genitori a quello che deve essere un atteggiamento e un comportamento verso la società sportiva, e non che si va, quando il bambino arriva a casa, dice: hai vinto. E non si può fare così, non è questo il punto. Il punto è quello di migliorare. Ti sei divertito? Questa è la domanda che deve fare il genitore. Se ti sei divertito, meno male. Se dà dei problemi, ci si incontra con la società sportiva e questi problemi si vanno a chiarire. Tutto questo deve portare a trovare e a una maturazione in tutti, anche i genitori e anche tutti noi, perché mentre formiamo ci autoformiamo anche noi, per portare un giorno i soggetti ad essere meglio di quanto lo siamo stati noi. Questo credo che sia l'obiettivo da raggiungere. Grazie.
Grazie a tutti, è stato un incontro importante con tantissime domande.
Diciamo domani tutti 10. L'abbiamo fatto il fatto questo, è vero. Grazie e ci vediamo il prossimo mercoledì. Arrivederci.